presenza. Siamo anche registrazione. Sì, Simone, allora si riprende dall'osservazione 161. Sì, ma Graziano dalle Lucche c'è. Graziano c'era. Perché se no. Eccolo, eccolo. Ah, no, perché non l'ho sentito. Ok. Allora, l'osservazione 161 riguarda un problema che attiene alla cartografia, che come sapete non può essere modificata. La cartografia intendo dire di localizzazione degli edifici, che non può essere modificata perché è quella certificata dalla Regione Toscana, ma come sapete ormai, perché ne abbiamo viste ormai diverse di osservazioni di questa natura, l'errata ubicazione nella tavola di un eventuale edificio oppure addirittura l'assenza di un edificio esistente non è rilevante. Ciò che rileva è la classificazione, diciamo, a cui fa riferimento la planimetria. Quindi niente, il cittadino ci segnalava che il fabbricato oggetto di osservazione non è ubicato correttamente rispetto a questa cartografia. Non è rilevante perché appunto quel che conta è che il fabbricato esista, sia legittimato e poi gli si applica la disciplina di zona. Ok? Poi Non è che 162. non è ubicato, non c'è l'edificio. Che vuol dire non è ubicato Ma era correttamente? scritto l'ubicazione nella tavola del regolamento urbanistico è errata, in quanto l'edificio è a una decina di metri dal serbatoio di Gaia. Quindi lui dice che in realtà è mal indicato nella cartografia. Ah. Noi non possiamo modificare la cartografia Sì, di no, 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 questo ok, questo è chiaro, chiaro. tipo. Ok? Non possiamo modificare la cartografia, ma se è, come dire, se è in una posizione diversa, conta ovviamente la posizione reale, purché sia Lo legittimato. capisci? Non, io non riesco a capire una cosa, scusa, ecco. Io capivo se lui mi diceva che non è presente il fabbricato, ma che è ubicato diversamente, è quello che non capisco. Cioè, ho capito che la cartografia non c'è. Allora, non c'era e prende, però che è ubicato vuol dire che è stato spostato. Non capisco questa cosa qui, hai capito, Simone? Lo capisco. Lui dice che nella cartografia regionale questo fabbricato è rappresentato una decina di metri, per 10 metri sarebbe sbagliato, secondo lui, l'ubicazione, nella Com'è cartografia. possibile, dico io? Non lo so, io quello che dico è ciò che conta è che il fabbricato sia, esistente, legittimato. E se poi è ubicato in un punto piuttosto che in un altro e c'è un errore cartografico, non è rilevante, nel senso che nel momento in cui ci fosse una pratica edilizia, il cittadino, no, lo documenterà e si applicherà la normativa della zona in cui è effettivamente ubicato. Ma ho capito, io sono duro, però ho capito quello che dici, è giusto, però voglio capire com'è possibile che lui nella nostra cartografia sia in un posto e qui sia in un altro? È una Non domanda. nella nostra cartografia, nella cartografia regionale, Regionale, nella cartografia sia in un lui è posto. collocato in un certo punto. Secondo lui è un errore, c'è cioè un errore di 10 metri. Questo Oh, ma no, è. ma mi rispondi anche te dopo, non riesco a capire. Riccardo, mi sembra chiara questa l'osservazione, no? Il tecnico dice, si vede il serbatoio G1 cisterna d'acqua Gaia che in effetti esiste, ma non il fabbricato oggetto che dovrebbe essere ubicato qua. E lui mette la localizzazione. Però in realtà molto probabilmente questo fabbricato non è inserito in cartografia e come ha detto correttamente Simone, noi non possiamo modificare la Ma base che è non è la base inserito in cartografica. cartografia, allora non si vede, è quello che dico io. No, lo dice lui, ma non il No, fabbricato, dice che è un l'oggetto che posto dovrebbe essere diverso. ubicato qua, No, però capito? allora Manola va corretta la sintesi. Si Io è non comunque capisco. corretta la sintesi. Perché nella sintesi lui dice che è ubicato male, no che non è rappresentato. Ma Oh. nell'RU, Simone, nel regolamento Scusa, la urbanistico, sintesi. quello Possiamo attuale. vedere l'oggetto, No, scusate, scusate, troppo Antonella, puoi scuola, mi scorrere prendi l'osservazione l'osservazione. così, abbiate pazienza. Siccome ci pagano con i soldi dei cittadini, non possiamo perdere tempo per un'osservazione così, perché ovunque sia questo fabbricato, ciò che conta è dove è legittimato. È la,
settantesima osservazione che vediamo così. Non è quello, Simone, ma io voglio capire perché qui c'è scritto che è ubicato in una posizione diversa, che è stato spostato. Spiegatemi questa cosa qui. Ma no, lui dice che c'è un errore, noi non lo possiamo correggere, Riccardo, però Non è so. irrilevante, è un errore irrilevante. Oh. Ma l'ho capito. O Vabbè, possiamo io. mica ricostruire la storia del perché c'è un Ma non mi errore, no? interessa, Se non è non mi interessa rilevante. ricostruire, Simone. Volevo, per me, dice, l'ubicazione è errata, vuol dire che nella cartografia regionale è in un altro posto. È quello che volevo capire. È vero questo o è sbagliata la sintesi? Punto. Io, Probabilmente è ragazzi. come dice Alberto, cioè forse lui non lo so. Riccardo, ma non lo possiamo sapere questo, eh? Non lo possiamo Perfetto, andiamo sapere. avanti, tanto non riuscite a capire quello che voglio dire, però. Allora, lui dice, ce l'hai davanti, che l'ubicazione in questa tavola risulta errata. Questa tavola è Risulta errata. l'estratto del regolamento urbanistico vigente, come dice Alberto. Quindi non c'entra nemmeno nulla, come posso dire, perché non si ragiona più del regolamento urbanistico vigente. Beh? Invece poi dice, al contrario, sulle tavole del PO tale fabbricato è scomparso. Quindi abbiamo capito, è come dice Ah, è Alberto. scomparso, ferma. Ora che è scomparsa la mi quadra. Ora io quello che leggevo qui Allora, non lo è vedo. come dice Alberto Iacomini, lui fa riferimento a Ah, ma un'errata scusate, ubicazione hai ragione, nell'RU. Simone, però nella sintesi che è scomparso non c'è scritto. Hai Sì, capito? ha Allora va scritto bene, non è. diversamente la sintesi. La Va bene, sostanza non cambia, ma va cambierò, scritta correggerò la diversamente sintesi. Perfetto, non capivo dalla sintesi. Perfetto, ora che è la sintesi. scomparsa la mi torna al discorso, va bene. Ma C'è perché è scritto. lui che ha fatto riferimento all'RU, lo vedi Riccardo che non Capito. c'entra nulla. Ma c'è scritto, ragazzi, c'è scritto anche nella sintesi, nel PO invece il fabbricato non è stato inserito. C'è scritto tutto, basta leggerlo tranquillamente con serenità. Nell'RU era inserito ma in maniera difforme dalla realtà, nel PO Alberto. oltre che non è stato proprio inserito. Non è è un problema da nulla, sostanzialmente, da nulla. Andiamo avanti. Sì, Alberto, va bene. L'unica cosa riferimento alla tavola dell'RU io ce la toglierei proprio perché non ha senso in un'osservazione al PO parlare della tavola dell'RU, no? Cioè, onestamente, tutto qua. Allora, osservazione 162. Allora, qui è stata accolta. E quindi direi che si può andare direttamente a vedere la proposta e si fa riferimento al fatto che diciamo l'area in questione sarebbe una pertinenza di un'attività produttiva. Allora, l'area è questa qui, H1. È stata, vedete, inserita come D4 perché sarebbe la pertinenza della struttura D4 che è una RTA, se non vado errato. Ora, i nomi non se ne possono fare, ma è l'RTA, eh? È l'area che viene usata come parcheggio dell'RTA, ok? E quindi è stata tolta dall'H per essere, diciamo, legata all'attività. Mi sono spiegato? No. E allora, se vuoi, andiamo a vedere lo stato dei Sì, luoghi, Riccardo. Ma no, Antonella, andiamo a vedere lo stato dei luoghi. Sostanzialmente, l'osservante ci dice: quella è un'area che viene usata come pertinenza, come parcheggio di un'attività. Lì c'è un RTA. E quindi non me la mettete nell'H, legatela funzionalmente all'attività. Questo è quello che chiede l'osservante. L'attività è questa qui di 4. Ora andiamo a vedere, magari se per chi non ha presente lo stato dei luoghi. Eccolo qui. Questa è l'area. qual è l'area? Questa. Antonella, fai vedere anche qual è l'attività a cui è legata l'area? Ok. È della stessa proprietà. Immagino di sì. È della stessa proprietà, ufficio?
Chi risponde? Scusa, io parlavo con Roberto che è arrivato nel frattempo. Chiedevi, mi sono un attimo distratta, Simone. Riccardo voleva sapere se l'area che stiamo indicando come pertinenza dell'attività indicata dall'Antonella su Google Art è della stessa proprietà di quell'attività di cui abbiamo indicato essere. No, Simone, scusami, io ho indicato questa, però qui nell'osservazione parla attività produttiva Villa Iolanda. Ora io sì. Non mi ricordo Villa Iolanda se è questa qui o è dove si trova, sono sincera. Eccola qua. Questa qui è un parchetto. Eccola qui, la Villa Iolanda. Eccola qua. Scusate un attimo e scusatemi della che sono entrata in ritardo. Mi dite a che osservazione siamo? Alla 162. Vabbè, Riccardo voleva semplicemente sapere se sono la stessa proprietà o no. Allora, poi la proprietà dell'area, scusatemi, parlo io, poi dopo mi interrompo. La proprietà dell'H1, dove noi abbiamo messo il D4, sono i proprietari della Villa Iolanda, che è questa sul viale Pizzinelli. Ok, basta. Quindi sono la stessa proprietà. Antonella. E qui sì, perché lo fanno loro l'osservazione, la signora è la proprietaria. La stessa proprietà, quindi... Sì, la signora, non faccio i nomi perché non posso, ma è la proprietaria. Ok, quindi la signora proprietaria della struttura osserva su quest'area e ci dice che è il parcheggio di questa attività. Tra l'altro lo è già nei fatti, insomma, quindi vabbè, è una conferma, diciamo, di uno stato di fatto. Io non ho... cioè, per me non ci sono. Ma io voglio capire una cosa, destinando la D4 lì, che ci si può fare? Tutto un parcheggio qui? D4 è, sì, è un'area pertinenziale della... ci puoi fare le pertinenze legate alla... Pertinenziale non è tanto pertinenziale, Come? Non è tanto pertinenziale. Perché? Perché si trova l'hotel qui e il parcheggio qua giù. No, ma attenzione, ho capito ora qual è il tuo dubbio. Qui non vale il ragionamento che si fa per le case, nel senso che negli alberghi ci possono essere funzioni pertinenziali anche staccate. Tra l'altro noi l'abbiamo proprio previsto anche nel PO, che il parcheggio di un albergo possa anche essere realizzato. Vi ricordate, c'è una norma generale che dice che i parcheggi degli alberghi possono essere anche realizzati a distanza dall'albergo. Questo tra l'altro accade in tantissime località turistiche dove magari gli spazi sono più ristretti, quindi ho capito il tuo dubbio, Riccardo. Diciamo, l'aspetto pertinenziale sugli alberghi si configura in modo diverso rispetto alle case, ok? Cioè non c'è niente di male che un albergo abbia un parcheggio staccato, anzi. Ok. Allora vado avanti. Osservazione 163. Anche qui c'è una proposta di accoglimento da parte dell'ufficio che sostanzialmente muove da una considerazione positiva circa la richiesta di aumentare la resede del fabbricato in questione, se capisco bene, cioè ci è stato chiesto di dare più resede al fabbricato in questione rispetto a quella che era stata individuata, se ho capito bene la sintesi. Vediamo, l'adottato è questo. Qual è il fabbricato, Antonella? Scusa, ce lo indichi sull'adottato prima. Ok, perfetto. Ah, vabbè, proprio un... vedete? Torna, fai vedere il confronto nuovamente, Antonella. Quindi questo è l'adottato, vedete, la proposta è di inserire quel triangolino lì per dare un pochino più di sfogo a questo edificio, quindi una proposta minima, insomma. Se non avete osservazioni vado avanti. Osservazione 166. Non c'è modifica cartografica, è leggibile perché se è guardata da un punto di vista normativo e cartografica no.
Ah, allora l'abbiamo già vista in sede normativa, Antonella? L'abbiamo già vista, ora vi faccio vedere l'osservazione, però la risposta, se la leggete, è parzialmente accolta perché li modifichiamo, perché li rispondiamo dal punto di vista normativo. Vabbè, ma allora non è, cioè, l'abbiamo già Siccome lui esaminata. chiedeva, anche Ma l'abbiamo l'insegnamento. già esaminata in un altro elenco, Antonella, questa qui? Ok. Normativo. Quindi la risposta è stata data sul piano normativo rispetto alle esigenze dell'osservante. Sì, però per Però precisione, leggila. voglio puntualizzare che sul piano normativo abbiamo detto limitatamente alla possibilità di realizzare interventi pertinenziali previsti dal PO e che saranno successivamente disciplinati dal regolamento edilizio. Cioè il Perché? tema è quello delle pertinenze che si possono fare in una civica abitazione, immagino. Sì, Cioè in l'osservante pratica. chiedeva di poter realizzare una pertinenza di tipo sportivo e gli viene detto, guarda, normativamente questo è possibile, sarà poi il regolamento edilizio a disciplinare, diciamo, più puntualmente condizioni, termini e modalità. È questo il senso, giusto? Quindi non necessitava di modifiche cartografiche, mentre sotto il profilo normativo il PO apre. Sarà poi il regolamento edilizio a dover normare le pertinenze. È così? Ok, è Sì, ho chiaro? seguito. Quindi a tutti, questo è il tema di che cosa si può fare di pertinenza rispetto ad un'abitazione. Noi diciamo il PO dà possibilità che saranno poi disciplinate meglio nel regolamento edilizio. Ok? Poi, osservazione 169. Anche questa è solo normativa, gli si risponde dal punto di vista normativo. Ma non è la 166? Anche la 169 non abbiamo la modifica cartografica perché chiedeva, non gli si è accolta parzialmente la parte normativa, chiede anche una modifica cartografica di inserimento della B2, ma noi non gliel'abbiamo data. Se guardate la risposta, la leggete in fondo. Però la domanda è questa, Antonella. Noi sul piano normativo abbiamo dato piena soddisfazione alla richiesta del cittadino, altrimenti la commissione è corretto che veda, no, anche la parte cartografica. Capito che Vi intendo dire? apro allora l'osservazione, ve la fa, No, no, ci guardo. aspetta, ma normativamente gli abbiamo dato la risposta che voleva? E qui c'è scritto così, limitatamente alle modifiche di natura normativa, gli abbiamo No, mi evidentemente sono risposto. spiegato. Allora, lui che chiedeva? Si chiede la modifica della zonizzazione della viabilità di accesso al lotto. Il lotto di proprietà ricade in zona B2, si chiedono dei chiarimenti normativi in merito alla norma e va bene. Ma di cartografico che chiedeva? Uno chiedeva la modifica La della viabilità. zonizzazione della viabilità di accesso al lotto, questo chiedeva? Da Sì. zona B2 a viabilità esistente? Sì. E gli abbiamo risposto per quanto riguarda le modifiche cartografiche, la richiesta di modifica della partizione spaziale indicata nell'osservazione non tiene conto delle indicazioni di natura morfologica contenuta nel PS e non risulta pertanto coerente e conforme alle determinazioni Io, ma io la voglio metodologiche. vedere questa. Ah, ma scusate, ma questo è un falso problema, permettetemi, nel senso che delle due l'una, o questa strada esiste dal Infatti la punto voglio di vista. vedere per quello. No, 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 però è irrilevante. Avevamo, vai un pochino avanti perché avevamo fatto una verifica che non è, alcune particelle non erano di proprietà dell'osservante. Si fa altresì presente che la richiesta di inserire porzioni delle particelle numero e numero ricadenti in zona B2 in viabilità esistente non è accoglibile in quanto di alta Però proprietà. scusate, questo è un falso problema. Perché è un falso problema? Perché delle due l'una, o questa viabilità esiste, nel senso che esiste legittimata, o non esiste. Se esiste legittimata, il fatto che eventualmente non sia stata rappresentata nella cartografia del PO non cambia niente, perché comunque è inserita in zona B e quindi in zona B sono possibili le viabilità di accesso alle abitazioni. Perché le zone B sono zone pertinenziali alle abitazioni. Quindi è un falso problema, nel senso che dal punto di vista normativo gli accessi nelle zone B si possono realizzare senza problemi. Ok? Non so se mi sono Così. spiegato. Quindi non c'è da fare nessuna modifica cartografica in ogni caso. Vi torna il ragionamento?
È così per tutti. Poi uno può rappresentarla o meno la strada, ma non è che questo cambia dal punto di vista delle regole, è uguale, insomma. È un po' come quando si dice che non possiamo correggere la cartografia della regione toscana, ma si applica la disciplina di zona. Qui è la stessa cosa, che non si sia in grado magari di inserire la strada, perché come dice la Manola, l'osservazione doveva arrivare da tutti i proprietari, non vuol dire che la strada non esista e che non possa essere quindi mantenuta, farci interventi sopra, o addirittura realizzata ex novo, perché le viabilità di accesso, ripeto, nelle zone B si possono fare le viabilità di accesso alle case, ok? La risposta allora dell'istruttoria è sbagliata allora? No, parzialmente accolta, perché in ogni caso loro chiedevano una modifica cartografica e la Manola ci ha appena spiegato che la modifica cartografica non si può fare anche solo per il fatto che non tutti i proprietari di quella striscia hanno fatto osservazioni, ok Riccardo? Però non cambia niente, nel senso che la strada o c'è o non c'è. Se c'è, che non sia rappresentata, non cambia nulla. Se non c'è, tutti d'accordo, la potranno anche realizzare in zona B2 una strada di accesso, non è un problema. Ok? Ok. Poi, osservazione... Ma c'è... Simone, ma chiedeva questo e basta o chiedeva anche altra roba negli altri punti, questa osservazione 169? No, dal punto di vista cartografico chiedeva solo questa cosa. Gli altri punti li abbiamo già visti in sede normativa, Michela. Questa è un'osservazione ok, va bene, va bene. Quelle che abbiamo già visto in fase normativa per la parte normativa. Osservazione 172. Ma la 166 l'abbiamo fatta o no? Sì, sì, prima. Allora scusatemi, ma ero persa. Allora, osservazione 172. Allora, prima ci dicono che la cartografia di base non è aggiornata. E questa. Nel prendere attimo... Però è parzialmente accolta. Quindi cos'è che abbiamo accolto? Nell'allegata tavola del PO con le modifiche richieste si nota come il fabbricato in corso di ultimazione è sprovvisto sia di un'adeguata resede, sia di un possibile accesso alla viabilità pubblica. Quindi mi pare di capire che loro chiedano in sostanza un di più di resede e sarebbe stato parzialmente accolta. Vediamo. Qual è il fabbricato? È quello lì su... Scusa Antonella, è quel fabbricato proprio su cui passa il confine? Il fabbricato è stato realizzato, qui non si vede perché la cartografia ovviamente non è aggiornata, ma è un fabbricato che è stato realizzato qui col vecchio RU che era in B1. In questo e punto qua, noi gli abbiamo allargato di 10 metri. Si può vedere su Google? Sì. Però Antonella, prima di andare su Google, ce la metti la manina dove è stato esattamente questo. Realizzato il fabbricato? Qui. Ma là si vede però. E magari ci sono altri fabbricatini esistenti. C'era magari delle pertinenze prima, c'era qualcosa così. Ok, va bene. Riccardo, vuoi andare su Google a vedere? Sì, aspetta. Sì. Prima devo trovare dov'è, un attimo. Allora perché parzialmente accolta? Chiedeva anche qualcos'altro. Chiedeva anche l'inserimento nella cartografia dell'edificio, ma quello non si può cambiare la base cartografica. Allora siamo vicini. L'accesso alla viabilità pubblica si può fare? Questa zona qui? Cioè, dici per come è classificata? Sì. Ora, uno più davanti. Aspettate un attimo, fatemi fare una cosa per volta. Allora, lì Riccardo puoi intervenire con interventi pertinenziali nel limite di zona. Quindi, siccome quello è un nucleo rurale, Manola, correggimi se sbaglio, la viabilità di accesso io credo tu la possa fare, ma nel limite del nucleo rurale, cioè senza valicare il confine. Se mi ricordo bene, giusto? È così, sì.
E quindi, cioè, quindi gli dai appunto un pochino di più in modo tale che l'immagine del nucleo rurale. Lo vedete? Allora, lo vedete l'edificio? A questo bianco, lo vedete? Vedi dov'è la viabilità? Sì. No, ma lì ci si può agganciare perché mi pare sia già dentro il nucleo rurale quella viabilità lì. Questa qui sì. Ah, è già dentro. Allora, aspettate, Petri, ve lo faccio vedere. È dentro con l'allargamento che abbiamo fatto. L'allargamento l'abbiamo messo dentro. Sì. Appunto. Se no faceva l'osservazione. Ve lo faccio rivedere, vedete? Ok, va bene, dai, è chiaro. Il senso è che noi abbiamo allargato per consentirgli il collegamento con la viabilità. Dai, è corretto, va bene? Sì. Allora vado avanti. Osservazione 177. Si chiede l'inserimento in zona B2 di un fabbricato condonato, se capisco bene. È accolta. Vediamo. Qual è, Antonella, scusa? Cioè, darà a vederla anch'io se non mi rinvengo. Allora, è questo qui. Allora, questo qui come ora, studente. E questo gliel'abbiamo chiuso, abbiamo richiuso un attimino questo rettangolo. E lui ha documentato che c'è un fabbricato lì, giusto? Sì. Andiamo a vedere. No, è accolto Antoto, ho sbagliato io, scusa. Accolto, c'è scritto, sì. La vuoi vedere, Riccardo? Non ti sentiamo. No, così mi vedo male. Cioè, l'infabbricato lì non c'è. Ma non c'è nella cartografia, ma nella realtà. Non ce lo possiamo mettere. Vuoi vedere? Andiamo a vedere. Aspettate, ora ci vado. Siamo vicino, ok. Vedete? Ma io vedo male. Io. Quello lì dove c'è la freccia è fabbricato? Sì, è questo rettangolo qua che abbiamo inserito. Il fabbricato è quello dove c'è la freccia? Quello lì? Ok. Sì. Ma io... Noi abbiamo praticamente, allora abbiamo inserito dentro il territorio urbanizzato il fabbricato e la riserva del fabbricato. Vuol dire, tradotto, Riccardo, che se quel fabbricato ha bisogno di ampliarsi lo potrà fare. Ecco, tutto qui. Che... Sì. No, giusto. Ma come mai nelle carte non era presente il fabbricato nella cartografia qui? Magari non lo so. Questo ma è un fabbricato, siamo sicuri? Siamo una baracca. Che è un fabbricato, vogliamo andarla a vedere meglio con l'omino se si può? Ce lo dovrebbero aver documentato perché allora un'altra cosa. Fabbricato condonato, quindi poi intendiamoci, se c'è una pertinenza in zona B2 si applicano le regole della pertinenza, non è che noi trasformiamo le pertinenze in edifici principali, se sono inseriti in B2, se sono pertinenze... Ma qui dove è fabbricato? Qui non lo vedo, questa cartina. No. Puoi tornare indietro, scusa? C'è la sovrapposizione contorna, Riccardo, vedi? La sovrapposizione del catastale che è il rosso coi tetti, capite? Tutto spostato un pochino. Ah, non è questa allora. Antonella? Dimmi. No, ma l'unica cosa che si può fare in più è andarci con l'omino e vedere che edificio no, è. No, ma stavo guardando, no, ma avevo aperto l'osservazione per vedere che cosa lui ci aveva legato, tutto lì. Se magari aveva legato delle foto, capito?
lui vedi, ci dava questa modifica qua, fabbricato con Donato, facevo vedere l'osservazione, volevo vedere, no, se c'era utilizzare la commissione da questo punto di vista, nel senso che se il fabbricato non è condonato ed è abusivo, e ovviamente abusivo resta, se è una pertinenza, pertinenza resta, cioè non è che l'inserimento un B2 lo trasforma, l'inserimento B2 è semplicemente... Riguardando l'ora, a me mi sembra, onestamente prima lo davo per scontato, ma di fabbricato mi sembra che ci sia poco, andiamola a vedere con lo mio. Andiamola a vedere con lo mio, però ecco, danni se ne fa, questo vi volevo dire. No, per amor di Dio. No, perché giustamente la Michela ha detto una cosa. No, ma andiamo a vedere. Se il fabbricato non c'è, sì, l'osservazione va respinta. Però ecco, ora, non è se è condonato, può essere anche una baracca. Se è condonato, è condonato. È questo qui. Non c'è. Allora. Il punto è questo, casomai va ragionato se la natura di questo edificio, di cui dal che capisco non ci hanno documentato granché, è da territorio urbanizzato, perché invece può anche darsi che vada bene la classificazione che gli è stata data. Perché non capisco nemmeno se è una pertinenza di qualcosa, sembra quasi un terreno agricolo. Nemmeno non è una pertinenza di nulla. Allora forse è corretta la classificazione che gli era stata data all'inizio. Non lo so, mi rivolgo all'ufficio. Manuela, come la vedi? Sono d'accordo con te, non dice nulla, parla che è un fabbricato condonato, non dice che è una pertinenza, in pratica non dice nulla. Però sono d'accordo con quello che dici te, cioè in pratica non è che questo gli consente, se questi sono legittimati li può recuperare anche se è nell'area lì del parco fluviale, l'intervento lo può fare lo stesso. Non mi sembra che cambiandogli la partizione spaziale abbia o un beneficio oppure una limitazione, ecco. Beh, io la cosa che dico è questa. Qui si può discutere, no, se siamo nel territorio urbanizzato o più nel parco fluviale. Si può discutere perché onestamente è una situazione abbastanza borderline, nel senso che sicuramente a destra c'è il territorio urbanizzato, a sinistra sicuramente c'è un'area fluviale, lì c'è un po' di degrado, no? Se posso così usare questa espressione. Però vedi, forse, Simone, forse l'inserimento B può aiutare a un pochino di più a eliminarlo quel degrado lì, nel senso che magari... No, ho capito, ma allora ce ne sono tanti di questi che non sono stati accolti. Allora si rivedono, giustamente. No, hai ragione. Cambiare strategia, no, però qui la cosa così gli abbiamo detto di no. A che cosa gli abbiamo detto di no, Riccardo? A un cambio. A un cambio di che cosa? Di classificazione, dici? Ti ricordi qual è? La guardiamo, la controlliamo. No, non mi ricordo. Poi, Riccardo, che abbiamo avuto casi così. Però, sai, magari qualche cosa, io non posso escludere che qualche cosa ci sia sfuggito, per carità. Allora, scusatemi un attimo, uno che c'ha questo, qui, cosa ci viene, secondo voi? Ma non è questione di cosa ci viene, Riccardo. Cioè, bisogna un attimo distinguere. Questa è una richiesta di modificare la partizione spaziale, ok? Noi anche quando abbiamo fatto la perimetrazione del territorio urbanizzato non siamo mica andati a vedere i fabbricati che natura avevano, se erano legittimati. Quando noi su Google Map trovavamo che c'erano delle costruzioni, come dire, ne tenevamo conto col perimetro, perché non possiamo fare una verifica su tutti i bordi, diciamo, della perimetrazione del territorio urbanizzato del comune di Camaiore. Magari noi abbiamo messo nel territorio urbanizzato anche costruzioni che sono abusive, quindi teoricamente quello lì doveva essere territorio agricolo, però noi abbiamo trovato una costruzione e l'abbiamo inserito nel territorio urbanizzato. E questa è una cosa, questo è per la divisione nelle partizioni spaziali. Poi gli interventi all'interno delle partizioni spaziali sono disciplinati dalle normative tecniche. Non è che se sei in un'area agricola o in un'area fluviale gli interventi sui fabbricati esistenti non li fai. Li fai comunque, voglio dire questo. Ma
fate come ritenete più opportuno. È un fabbricato esistente, potrà intervenire sia che sia in area fluviale, sia che sia in area, diciamo, del territorio. Come dice, giustamente, se è legittimo, potrà fare gli interventi ammessi dalla norma. Ora, se poi non abbiamo modificato partizioni spaziali e Riccardo si ricorda un caso, più di un caso analoghi, questo è molto importante, gli chiedo magari in questi giorni di fare una verifica e di farcelo sapere, perché tutti si sbaglia, le osservazioni sono tante, le sedute sono tantissime, quindi... Allora, però correggimi se sbaglio, qui la domanda che si deve fare l'ufficio e quindi anche conseguentemente la commissione è: se questo fabbricato è più corretto inserirlo nel territorio urbanizzato o è più corretto inserirlo nel territorio rurale? Se la commissione ritiene a un certo punto che sia più corretto inserirlo nel territorio rurale, in particolare no, nella zona di parco fluviale, per le caratteristiche che ha, va bene, cioè non ci sono problemi, capito? Inserirlo nel territorio urbanizzato cambia pochissimo, ecco, non è che cambia granché. Sì, perché anche se è nella parte a parco fluviale, gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti legittimati sono ammessi. Posso fare. Quindi come ritiene meglio la commissione, dai, non è un problema questo. Vabbè, qualche differenza ci sarà, se no non osservava. Forse, no, Manolo? Guarda, forse, ma potrei dirti però una cosa sbagliata, Michela, forse a livello di sostituzione edilizia, forse nel territorio urbanizzato c'è qualche margine in più, forse, perché non me lo ricordo. Le differenze, se ci sono minime, però se voi ritenete che sia più corretto inserirlo nel territorio rurale, parco fluviale, va bene, non è un problema. Cioè... Per me può essere accolta anche così. Sì, ma è lì davanti, non è che si porta dietro una norma, una disciplina differente. Come volete, commissario, davvero, tanto qui siamo a un livello di differenze minime. Va bene, per me è uguale, io volevo capire, comunque va bene. Vabbè. Ok, procedo. Allora procedo. Quindi io, ok, va bene, la segno, va bene? Sì. Osservazione 179. Ora qui c'è due risposte nell'istruttoria, sono tutte e due non 78, Simone. Sì, scusate, 178, chiedo scusa. No, però dicevo, c'è due non accolte, come mai? Vabbè, comunque, in ogni caso è non accolta. Comunque, in tesi chiedono che l'immobile venga inserito in zona B3, come i terreni adiacenti. In via subordinata... che venga classificato di interesse ambientale. Ora immagino che scusatemi, non mi sono accorta di questa osservazione. Io devo uscire, scusatemi. Mi sei accorta in tempo, Michele. Ok, vai. Ok. Commissari, una parte, questa osservazione l'abbiamo già vista, per la parte relativamente alla richiesta di riclassificazione dell'edificio. Ok, quindi va vista per quello che riguarda l'inserimento in zona B3. Perfetto. L'unica cosa, Manola, levate dall'istruttoria due volte non accolta, perché ovviamente... L'ho già segnato, sì. Ok. Allora... Non ho capito qual è il punto, ma qui il problema è della classificazione dell'edificio nel caso, non è la zona. Sì, ma ora la classificazione dell'edificio l'abbiamo già discussa, Jacopo, ora ritorna per la seconda parte. No, ho capito dove vuole andare a parlare l'osservante. E allora, l'ufficio aveva attestato il confine fra la zona B3 e la zona P4, se capisco bene, lungo la strada. Ma capisco bene? Sì, è così, Simone. Quindi,
L'unica cosa che possiamo fare è andare a vedere lo stato dei luoghi, ma se la strada rappresenta un confine fisico, diciamo, abbastanza chiaro, cioè dobbiamo capire se questo fabbricato costituisce o no una propaggine della zona B3 che è qui accanto oppure no. Andiamo a vedere lo stato dei luoghi, anche se l'abbiamo già visto a suo tempo, lo riguardiamo. È questo il fabbricatino? Sì, è quello lì. Io l'unica cosa che posso dire come assessore è che è chiaro che ha caratteristiche rurali quel fabbricato, non è che può quel fabbricato Ma che portarsi chiede, dietro scusa, ancora non l'ho letta, che chiede lui? che sia inserito in territorio urbanizzato. Cioè che la classificazione di quest'area dove c'è questo annessino agricolo sia di territorio urbanizzato. Io onestamente queste caratteristiche non le vedo, ecco. Ma io non ho capito una cosa, però, che ragione c'è per chiedere urbanizzato qui? Se si mantiene la natura storica del fabbricato, capito? Scusa, non ho capito la domanda, Jacopo. Forse mi sfugge un passaggio No, nella normativa, ha ragione Jacopo. no? Cioè, gli osservanti dice in via prioritaria classificatemelo B3 o B2 o quel che è. Poi però si riconosce la natura storica del fabbricato nell'osservazione e c'è il problema annoso che si è trattato di No, uno. lui non la riconosce. Lui dice non No, merita di essere considerato di pregio architettonico uno. lui da uno storica, vuole due. storica e non architettonica, Sì, storica del uno, dice lui vuole due. ma è sempre storico anche il 2, di valore Ah ambientale, ma sì, va bene. ma c'è un ampliamento. Il 2 ha un ampliamento che con l'uno non ha. Ma scusate, fermi, fermi, fermi. Jacopo sta dicendo un'altra cosa più semplice. Sta dicendo che una volta che abbiamo deciso in sede di classificazione di mantenere uno o di dargli due, io non mi ricordo cosa si è deciso, ma non ha importanza. Di mantenere l'uno. Quella è la disciplina. Anche se ora uno ci Hai portasse capito? dentro, anche se uno lo mettesse dentro una zona B3, cambia via nulla. Non cambia nulla. No, no. Allora, secondo me va risposto che la prima parte è assorbita dalla classificazione dell'edificio, cioè in realtà noi non ci dobbiamo pronunciare su questo aspetto perché è già classificato in un certo modo. Quindi anche se intorno ci fosse una zona B3, non cambia nulla, il fabbricato fa gli interventi previsti dalla classificazione che gli abbiamo dato. Questo vuol Esatto. dire Jacopo. Cosa Però che sì, voglio dire questo, la cosa che cambia forse sono gli interventi pertinenziali. Volevo far presente che nei B non ci sono gli storici, queste sono due opzioni completamente diverse, richieste dall'osservante. Uno ti dice cambiami la classificazione, oppure cambiami la partizione spaziale, perché nelle B3 non ci può essere un 1 o un 2, No, ma capito? io sto dicendo un'altra cosa, Manuela, scusami, correggimi se sbaglio. Gli Ah. edifici storici nel territorio urbanizzato ci sono, no? No, non sono all'interno di un'area B3. Ma no, ti sto dicendo un'altra cosa, seguimi nel ragionamento. Gli edifici storici nel territorio urbanizzato ci sono, no? Sì, Bene. sì, Ma il fatto che siano nel territorio urbanizzato o siano nel territorio rurale non ne cambia la disciplina. Anzi, No. nel territorio rurale la resede dell'edificio è 30 metri di raggio, no? E quindi ci sono anche dei margini da questo punto di vista, secondo poi la disciplina che sarà data. Allora, la cosa che dico io è, nel momento in cui l'abbiamo classificato uno, ma anche se l'avessimo classificato due non cambiava niente. Non ha senso porsi il problema se questo edificio è interno o non è interno al territorio urbanizzato, no? Perché non cambia niente dal punto di vista della disciplina, anzi, secondo me nel territorio rurale a livello di resede ha più margini, In paradossalmente. questo punto, nel senso che gli interventi pertinenziali sono diversi, l'unica differenza è quella lì. Non so se è chiaro quello che abbiamo detto a tutti. Sì, è chiaro. Quindi andiamo avanti dicendo che questa richiesta è già assorbita dalla classificazione. Cioè, una volta che hai attribuito la classificazione corretta, non ha senso l'altro aspetto, va bene?
Sì, e quindi... Va bene, ok. Facciamo rientrare la Michela? Sì, glielo comunico. Allora aspettiamo che rientri. Scusate un attimo, intanto. Eccola Michela. Ok, allora osservazione 179. Questa mi pare di vedere, Antonella, che nasce come una richiesta che poteva anche essere cartografica, ma poi mi pare che gli si sia data una risposta normativa, se non vado errato. Esatto, esatto, esatto. Ne abbiamo già parlato, fra l'altro, di questa osservazione in sede normativa. Quindi se la commissione non ha nulla da, diciamo, in contrario vado avanti, perché mi confermi che l'abbiamo già vista in sede normativa, Antonella? Certo, abbiamo fatto anche una modifica all'articolo 66. Ok, sì, l'abbiamo già vista. Esatto. Osservazione 180. Allora, qui l'istruttore è di non accoglimento. Il cittadino chiedeva l'inserimento di un'area di proprietà in zona B3 adiacente a quella dove è ubicata l'abitazione per ragioni appunto di natura pertinenziale. L'istruttore dell'ufficio è negativa, quindi andiamola a vedere, perché ovviamente ma siamo nel territorio rurale? Sì, Antonella. Aspetta, ora... sì, siamo nel territorio rurale, fatemi arrivare, aspettate. Vabbè, un secondo. È facile, cioè c'è poco da dire, nel territorio rurale... Qui, vedi. Ah. È qui, volevano la zona B3 qua sopra. No, allora però il fabbricato è nel territorio urbanizzato. Certo. Ah. No, allora va vista, insomma. No, ma vedi però com'è, è tutta agricola la parte... No, ho capito. Uh-huh. No, magari un pezzettino, però se lo stato dei luoghi è di un certo tipo. Non so, vogliamo andare a vedere, commissari? Cioè l'Antonella ci sta dicendo chiaramente, l'ufficio ci sta dicendo, è chiaro che tutta quell'area lì, lo vedete, è in una posizione tale, insomma c'è anche una strada in mezzo che è da territorio agricolo. L'unica cosa per scrupolo è andare a vedere se il pezzettino, diciamo, che attacca alla casa ci può essere qualche cosa di pertinenziale. Se volete, si fa un'occhiata per scrupolo. Non lo so, è come vuole la commissione, mi ponevo questo problema. Si può anche vedere? Sì, appunto, diamogli un'occhiata per scrupolo, insomma. Già la planimetria in sé è abbastanza chiara, però... Se mai capire il margine, cioè come è stato definito, capito, al di là della particellona grossa. Sì, infatti, esatto. Quello è il tema. Sì, siamo lì. Questo è l'edificio? Non è quello lì, mi sa. Aspetta, perché è girato alla rovescia, aspettate.
Aspettate. Quello a destra, vedrai. Aspetta, è troppo grande, non riesco a... Allora, questa è la strada. Allora, questa è la strada. È il primo... Quello lì, no? Quello lì. Eccolo qui. E lui che chiede allora? Chiede l'inserimento dell'area, diciamo, in alto a sinistra nel territorio urbanizzato. Mi sembra che ci sia poco da dire, nel senso che... No, non... E Riccardo, non ti si sente? Cioè, mi sembra... Allora, io l'ho vista male, ma... È chiara l'istruttore dell'ufficio, insomma, no? Sì, per me sì. Siamo tutti d'accordo, Jacopo, va avanti. È qui. Sì. Ok. Poi 181. È uguale, è il proprietario, credo, adiacente. Ok, quindi è lo stesso fabbricato dell'osservazione 180. Sì. Ok. No, poi 195. È decente, è uguale. Chiedono allora qui c'è, credo di aver capito, un'opposizione a una previsione di espropriativa di parcheggio. Ora ve lo faccio vedere, perché l'osservazione non c'è riportato nessun tipo di cartografia, ma è, diciamo, l'area è questa. Siamo alla folla. Quindi il proprietario del terreno chiede lo stralcio di questa previsione a parcheggio, giusto? Giusto. Cioè, non soltanto il proprietario, per essere onesti. Anche sono 15, sono 15. Diciamo, c'è un gruppo di... Allora, qui la situazione è particolare, perché la genesi di questa previsione viene da un gruppo di cittadini del paese e un altro gruppo invece si oppone, mi pare di capire. Ora, non so se sono i firmatari tutti cittadini di lì oppure no, ma insomma, diciamo, c'è la proprietà e un gruppo di persone si oppongono. Però questa previsione è nata invece su una richiesta proprio del paese. E quindi ora, onestamente, noi diciamo, non abbiamo motivo, ecco, di stralciarla. Graziano, questo timone è una previsione del comune, sì, però nata da una richiesta di, insomma, sì, la richiesta Graziano, diamo la parola a Graziano. È stata fatta la richiesta da alcuni cittadini, ma è su questa, non è sulla curva di sopra. È su quella di sopra, Antonella, sul tornante di sopra. Dovrebbe essere dove c'è il cartello, la culla dalla parte di Stazzema. Dovrebbe essere quel punto lì. Se in quel punto lì è un terreno franoso, primo. Secondo, ci vanno 5-6 macchine, non di più. E più si, loro, la gente... Infatti, me lo fate vedere quel terreno lì, perché infatti... Gente la chiede, le persone lo chiedono sul curvone di sotto. Sotto sì che lo richiedono, che lì siamo più vicini al comune di Camaiore. Sopra si va a fare il comune e si va a fare un cosa, come si chiama, un parcheggio quasi sul comune di Stazzema. Però Graziano, ti chiedo una cortesia, ti faccio una richiesta, che è questa. Siccome noi questi parcheggi li abbiamo inseriti con l'ufficio lavori pubblici, perché non è che ce li siamo inventati, ti chiedo di prendere, tra l'altro te, insomma, no, ti occupi di una parte dei lavori pubblici, ti chiedo di prendere, in questo caso te, no, che conosci bene la situazione, contatto con l'ufficio lavori pubblici. E se poi, se siamo d'accordo, è una proposta la mia, se poi alla prossima commissione ci vengono confermate le perplessità che Graziano ha, per me si può anche stracciare. Però siccome l'abbiamo inseriti su un'istruttoria dell'ufficio lavori pubblici e non è che ora Graziano possiamo prendere e metterlo da un'altra parte, capito? Cioè si potrà fare con una variante ad hoc, ma non ora, perché ora devi dare l'opportunità ai cittadini di osservare. Se lo sposti, capito?
No, ma va bene, io ho detto la mia, non è che... Voglio vederlo, ragazzi, io so che mi è dov'è il problema. Me la fate vedere la localizzazione? Intanto, anticipavo che in ogni caso c'è bisogno di una verifica con l'ufficio. Sì, ma dopo voglio dire due cose. A memoria di tutti, quando questa previsione qui si è vista nel mentre che vanno con l'omino lì sopra dall'ufficio, quando questa previsione qui si è localizzata in fase di adozione, si è verificato nel caso della culla quali erano le soluzioni alternative sul nostro comune, tenuto conto che noi ce ne abbiamo un quarto della culla praticamente, il resto è tutto di Stazzema, e non mi pare che ci fossero alternative praticabili dal punto di vista anche dello stato dei luoghi e dell'attività dei terreni. Quindi stiamo attenti, perché se poi si eliminano queste previsioni qui non ritornano fino al prossimo giro. Rimaniamo, è questo il terreno, ora parlo anch'io, è questo il terreno? E? Allora io sono pienamente d'accordo con il Marchetti, ma scusate, con questi abitanti, perché fare un parcheggio lì non serve a niente. Avevo capito che era più o meno lì, però volevo la certezza. Lì non serve a niente, quindi lì io sono d'accordo con io sono per accogliere l'osservazione fatta da questi abitanti, perché lì il parcheggio non serve assolutamente a niente, è fatto male, pericoloso e sarà piccolissimo. Quindi io eliminerei proprio questa previsione da quella da quel posto. Quindi io sono contrario al parere dell'ufficio e sono favorevole agli osservanti. Io penso che abbia ragione Riccardo, anch'io. Non lo vedo che ci sta a fare un parcheggio lì. E poi, come diceva Graziano, mi sembra nemmeno una zona ottimale per la realizzazione di un parcheggio. Io, scusate, il parcheggio per Camaiore va sotto, non lì. Va bene, io voglio solo ricordarvi che in questa fase qui del procedimento eliminare delle previsioni di parcheggio nelle frazioni significa non farli fino al prossimo giro. Ma nemmeno prevederle fatte male è meglio non farle. No, ma questo si può anche essere d'accordo. Vi basta che si sia avvertiti, perché questa responsabilità qui è nostra e non ma di ve la prendo questa responsabilità. Se mai prendetevela voi di non fare un parcheggio dove non serve, dove costa e non serve a niente, franoso, eccetera, eccetera. Eliminatela la previsione lì. Riccardo, non siete essere aggressivi, nel senso, valutiamola. Non sono aggressivo, parlo. Valutiamola. No, dicevo questo. Allora, questo lo vedete, è un terreno agricolo che ovviamente può essere utilizzato come tale anche in presenza di una previsione espropriativa, cioè nessuno impedisce al proprietario di quest'area di utilizzarlo. Ora, mi sembra non utilizzato in questo momento, ma in ogni caso, anche se il proprietario dell'area lo volesse utilizzare, lo può utilizzare. Perché dico questa cosa? Perché secondo me vale quello che ha detto Jacopo, cioè prima di eliminare una previsione che nella peggiore delle ipotesi non si realizza, cioè non è che tutte le previsioni del piano vanno realizzate per forza, no? Chiaramente se ci sono delle difficoltà tecniche uno non la realizza. Io vorrei capire se ci sono delle alternative praticabili, perché se ci sono delle alternative praticabili allora uno la può eliminare con l'impegno che alla prima occasione fa una variante, no, al piano operativo e localizza il parcheggio da un'altra parte. Ma siccome all'epoca dell'adozione alternative praticabili non ne sono venute fuori, e io non so perché, per esempio, la cosa che dice Graziano non è risultata fattibile, non lo so, proprio non lo so, non mi occupo io di questo ambito della vita amministrativa. Ripeto, magari facciamo un approfondimento con l'ufficio lavori pubblici, se c'è una soluzione migliore, praticabile, nulla vieta, no, di dire no a questa, con l'impegno già che possiamo segnalare, no, nel verbale della commissione, a localizzarlo altrove il parcheggio, no? Mi seguite? Se invece alternative non ce n'è, perché guardate, non è facile. Ora, noi entreremo in una fase elettorale, no? Ma io mi auguro, me lo auguro per il livello del dibattito democratico a Camaiore, cioè io mi auguro che quando ci sarà la campagna elettorale si dicano le cose che si possono fare, perché guardate, ci sono delle frazioni dove localizzare i parcheggi è un grandissimo problema. Mi viene in mente Torcigliano, dove localizzare un parcheggio è complicatissimo. Allora, siccome qui stiamo facendo un lavoro serio che mi pare, no, poi serva a chiunque amministrerà, stiamo su questo livello, io con Graziano, magari Graziano si fa insieme, ci prendiamo l'impegno di capire come mai la proposta che fai te
non è stata, diciamo, presa in considerazione nella fase precedente. Se è una proposta migliore, se ne dà atto al verbale e questa qui si stralcia. Se non è una proposta praticabile, valutiamo, perché uno potrebbe anche mantenere questa e poi valutare nel tempo se realizzarlo o no. Cioè, non è... cerchiamo una risposta di governo al problema. Ecco, questo volevo dire. Tra le altre cose, Simone, questa qui è da condividere con il Comune di Stazzema, nel piano operativo del Comune di Stazzema. C'è scritto la risposta del nostro... No, non è sul nostro territorio. Ma io, dice, fermo restando che la programmazione del parcheggio dipenderà anche dalla formazione del futuro piano operativo del Comune di Stazzema. Sì, nel senso che un pezzo può anche andare nel comune, perché a confine, vedi, quindi un pezzo lo puoi fare anche nel comune di Stazzema, quindi per esempio anche quello andrebbe capito, no? Per esempio, che intenzioni ha il comune di Stazzema. Tanto, ascoltate, io devo fare un approfondimento con l'ufficio lavori pubblici, anche vi ricordate, su una scheda norma che è rimasta in sospesa, lo faccio anche con su questo, Graziano, questo qui lo facciamo insieme, magari, visto che te le idee chiare io invece non ce l'ho, e vi riferiamo nuovamente, va bene? Siamo d'accordo? Va bene, per me va bene, so se può andare bene per gli altri, per me va bene. Anche l'approfondimento va bene, sì, l'approfondimento. Io resto favorevole all'osservazione. Va bene, intanto segniamoci questa cosa della svalutazione e poi appunto attendiamo l'approfondimento. Va bene, allora andiamo avanti. Osservazione 199, non accolta. Chiedono un ampliamento dell'area di pertinenza. Andiamo a vedere. Volete andare a vedere l'edificio? È questo qui rosso? L'edificio è quello lì? Sì. E la pertinenza l'ha già davanti praticamente. Sì, se volete si può guardare lo stato dei luoghi effettivi. È meglio forse, sì. Scusate, mi si è bloccato l'omino, non vuole alterare. Su. Antonella, mentre fai atterrare l'omino, l'aria... non atterra, non atterra, non vuole atterrare. Ma l'area è questa qui, diciamo, questo grigino che confina con questo verde, con queste alberature. Aspetta, guardiamo, riportiamolo al piano perché sennò potrei sbagliare. Allora, torniamo sull'osservazione.
Allora, questo è il rettangolo, va bene, sul piano. Allora, andiamo a vedere se me lo... Ora me lo fa vedere, eh. Dai. Oh, cavolo. Ma non è più avanti. Non è più avanti. Aspettate un secondo, mi si è piantato Google Map. Abbiate pazienza, ma purtroppo... Però scusa Antonella, per capire, no? Si fa riferimento, quindi, a questo... di... Ce lo fai vedere? No, per me non è lì, è più avanti. No, è quella lì, è quella lì. Quale quella lì? Quella lì che sta cercando di fare vedere. Sto cercando, devo riuscire perché mi si è bloccato così. Mi si è bloccato e non ci posso... Vabbè, comunque... Ci sono anche le manufatti sotto. Lo riapro, perché non mi si apre proprio. Sembra che comunque si veda abbastanza, cioè dalla foto aerea, mi sembra, Cioè, come diceva la Michela, mi sembra che la pertinenza si sviluppi dall'altra parte, verso la strada. Sì. Catastralmente non ho visto, ma mi pare di sì. Ma secondo me non è lì. Ritorniamo qui, eh? Allora, questo è il Guscieri, ok? Il nucleo storico è questo. Ora guardiamo se mi prende l'omino. Qual è il nucleo? Questo qui davanti è a Guscieri. Oh, ok. Ora ci siamo. Aspettate un secondo che ora mi ci posiziono. Allora, il terreno che lui vuole, che loro vogliono che sia ampliato, vedete il muro? Ah, vabbè, è quello che si vedeva dall'alto, dai. C'è un muro di recinzione. Sì. Ecco, il muro di recinzione, loro vogliono ampliarlo di qua dal muro di recinzione. Ah, vabbè, ma è inequivocabile, dai. Cioè, è inequivocabile l'istruttore dell'ufficio. Non so cosa ne pensa l'estra commissione, ma mi sembra chiaro. Non c'è da discutere per me. Nemmeno per me. Allora vado avanti. Osservazione 200. Questa è accolta. Allora. Mi pare che si passi, se leggo bene, da un'area storica a un'area B. Ho letto bene? Allora, aspetta che vi faccio vedere. Per questa qui i commissari non ce l'hanno la modifica, perché c'era un'imperfezione, ma ve la faccio vedere in che senso si modifica. Perché me la deve rifare il Cinquini, ma ve la faccio vedere, Importante. Se la volete vedere. Sì, ve la faccio vedere, non c'è problemi. Perché è già fatta in cartografia, ma me l'ha riaggiornata il Cinquini e non ve l'ho potuta inviare ora. Aspettate, eh. Oh, signore, lo sapevo. Ma questa è cartografica? Simone, non sì, è cartografica questa? Sì, Michele, sì. Cioè, mi pare di capire che è un edificio inserito in una zona storica che viene portata a zona B, cioè... Allora non è di classificazione. Cartografica, sì. Non è cioè non è la classificazione dentro lo storico 1 e 2. Sì, diciamo è cartografica e incide sulla classificazione, perché chiaramente se io prendo un edificio lo metto... Sì. E un attimo di pazienza perché sono dovuta uscire, mi ha buttato fuori, purtroppo. Ok. Ci siamo, ok. Allora, osservazione 200. Allora, la modifica è questa. Allora, il rosa che vedete è solamente l'osservazione, eh? Ora ve la spengo così la guardate meglio. Allora, questo è il perimetro che noi abbiamo inserito in zona B2, perché prima era invece in zona tutta A3. Perché dalla documentazione legata all'osservazione è risultato che l'edificio che sta dietro ricade in zona B2. Se volete vi faccio vedere l'osservazione. Sì, le foto. Sì. B2 perché? Perché D2? No, B. B. No, BBB. Ora vi faccio vedere l'osservazione. Dobbiamo vedere se è un edificio recente o storico, dai. Certo. Sono le foto, sì, lo guardiamo. Sì, ci sono.
Allora, perché nel PO adottato c'era, è tutta zona 3, era, no? Storica. Poi loro hanno fornito le foto e ci hanno dimostrato che quell'edificio che noi avevamo classificato invece era un edificio di più diciamo conforme alla zona B2. Vabbè, non mi sembra. Ma l'edificio è questo? È questo qui che ci fanno vedere loro, sì. Mi sembra che sarebbe, che sarebbe Riccardo questo qui che vedi qua, vedi? Che mi sembra che abbia caratteristiche recenti, no, commissari? Direi. Ok, sì. Allora procediamo. Osservazione 204. Ora è un'osservazione molto lunga, ma la sostanza, se riesco diciamo a ricostruirla in termini sintetici, è che la proprietà dell'osservante interferisce con una previsione infrastrutturale inserita nel piano operativo e il cittadino chiede una modifica o lo stralcio. E nella modifica, nello stralcio, sono ritenute compatibili con l'interesse pubblico, nel senso che l'interesse pubblico alla realizzazione dell'infrastruttura porta a quel disegno che è stato fatto. Magari, Antonella, dimmi, nell'osservazione c'è una dimensione cartografica di progetto, diciamo, proposta dall'osservante, allora, che ci faccia capire ora, che modifiche sì. aveva chiesto. Aspetta, guardiamo, non me lo ricordo. Questa qui aveva chiesto. Torna un po' sull'adottato? Sì. Torna un po' sulla richiesta? Ecco, brava, fai una scala più piccola, ce le metti, ce la facciamo a vederle. Forse ci si fa, aspetta. Vai, perfetto, lì. Ferma lì, torna leggermente più giù. Così, ferma lì. Vabbè, è chiaro che il disegno che ci propone l'osservante è peggiorativo per la funzionalità dell'opera pubblica prevista, sia dal punto di vista del parcheggio, sia dal punto di vista anche del, vedete, dell'andamento della strada, che in un caso è, diciamo, lineare e nell'altro caso porta ad una curva a gomito molto, molto pronunciata, insomma, quindi... Mi sembra... Io, Simone, dal disegno ci capisco poco, se si può andare a vedere la zona... Sì, però prima di andare a vedere la zona, una premessa, Michela, questa è la previsione di una nuova strada di collegamento su Capezzano, no? Che non è la variante sarzanese, però è un raccordo fra la via italica e la zona, insomma, di Capezzano urbanizzata, delle scuole, eccetera, eccetera. Vedi, in alto c'è il disegno proposto, no? In sede di adozione, lo vedi che la strada è dritta e c'è anche un parcheggio, vedi che la parte gialla. E invece nella richiesta dell'osservante, vedi, la strada storge e il parcheggio sparisce, quindi ora possiamo andare a vedere la zona senza problemi, ovviamente, ma il punto è che, no, il disegno è peggiorativo dal punto di vista dell'opera pubblica, ok? Questo è il concetto dell'istruttore dell'ufficio. Poi ha chiesto di vedere i luoghi e quindi Michele ha chiesto di vedere i luoghi e quindi glieli facciamo vedere, ovviamente. Chiedeva anche qualcosa per quest'opera, vedo qui. Chiedeva di realizzare 6 unità, ma mi sbaglio? A compensazione? Per compensare la cessione e l'eventuale
per la realizzazione dell'opera pubblica. Loro chiedevano piccole quote edificatorie sul margine urbano di via Cafaggiolo. Questa è una fase di contributo degli, Ma non nell'osservazione, però l'impressione non l'hanno, cioè è la storia questa, mi sa, o mi sbaglio, cioè l'osservazione è solo sul sì, certo. Chiesta come contributo, sì. Ma che osservazione è, scusate, che ora ho avuto una telefonata, è la previsione della viabilità su Capezzano, Riccardo, della viabilità di raccordo fra la via Italica e 204 e Riccardo, la 204. E che cosa avete deciso? No, la Michela voleva vedere lo stato dei luoghi, però il problema è questo, che l'osservazione crea un, se è accolta, crea un disegno dell'opera pubblica meno funzionale. Vedimi, Riccardo, l'adozione è quella in alto, vedi, la strada è dritta e c'è un parcheggio pubblico. No, non l'ho vista l'adozione. Ecco, è quella in alto, quella che vedi in alto. In alto la vedo. Cioè, in alto? La Antonella sta prendendo lo schermo. Ci sono la due disegni. Arancione. Una vedi in alto? Io la vedo a mezzo. Ah, aspetta, forse... quella lì. Rimpiccolisci lo schermo. Sì. Lo vedi che c'hai due immagini, una più in alto e una più in basso? Quella più in alto non si vede nulla. Sì, come no? Io non la vedo, non vedo nulla quella più in alto. Ah, cioè, perché lo devo ridurre, sì, lo devo ridurre. Ah, ora la vedo. Avevo, l'avevo al 125, quindi non la vedo. Okay, sì, ora la vedo, scusate. Allora, la parte in alto è quella adottata, Riccardo. Vedi, la strada è diritta e c'è anche un parcheggio. La proposta di modifica dell'osservazione è quella in basso, il parcheggio sparisce e la strada storge. Quindi è chiaro che l'istruttore è di non accoglimento. Ora, Michela poi voleva vedere lo stato dei luoghi, glielo facciamo vedere, ma ovviamente il punto è quello del disegno dell'opera pubblica, no? Che è peggiorativo. Certo. Ricordo che è stata copianificata con quel tracciato lì, anche. Certo. Facciamo vedere i luoghi a Michela, dai. Eccoli lì, guarda Michela. È la famosa strada di collegamento, diciamo, che in parte dovrebbe assorbire alcuni volumi di traffico della Sarzanese, no? Non è la variante sarzanese, perché non è non c'è un'unica strada extraurbana che, diciamo, passa accanto all'abitato di Capezzano, qui si usano anche viabilità esistenti, ma insomma comunque un intervento di miglioramento della viabilità sul Capezzano. Ok, va bene, grazie. Parte dalla via Italica questa? Parte dalla via Italica, sì. Ah. L'avevamo già vista, Riccardo, in altre osservazioni. Se ti ricordi. Allora, osservazione 212. Qui l'istruttoria è di accoglimento. E riguarda l'inserimento dell'area di pertinenza del fabbricato. Quindi andiamola a vedere. Te lo faccio vedere io perché è impercettibile. Allora, questo è lo stato attuale. Allora, l'osservazione è questa, la vedete questo quadrato rettangolo qui che è inserito dentro la 1A? L'osservante, che è questo qua dietro, ha detto guardate che è, inseritemelo dentro un 1B perché fa parte della mia proprietà. Per cui abbiamo accolto l'osservazione. Però, va spiegato, aspetta Antonella, fermati lì che va spiegato bene una cosa che non è diciamo immediata. Il fabbricato di cui parla l'Antonella, lo vedete che è un rosa più chiaro, quindi è A1B. Quindi questo signore ci dice, vedete che invece questo rosino che l'Antonella sta segnalando è dentro la A1A perché c'è questa riga un pochino più nera che divide le due zone. Quindi sostanzialmente il proprietario di quest'area pertinenziale, che immagino sia l'accesso al fabbricato, costituisca l'accesso al fabbricato. Sì. Questo è un errore materiale. Dice, vi siete sbagliati, questa è un'area di pertinenza di quell'altro fabbricato, ok? Cioè, e noi allora come lo modifichiamo? E leviamo la riga nera, leviamo questa riga nera sostanzialmente, perché il rosa resta rosa. Leviamo il vedi che questa riga nera non arriva più fino in fondo, Riccardo? Torna su, Antonella. Aspetta che lo rimpiccolisco così lo vedete tutto insieme.
Ecco, ce la fate? Lo vedete? Lo vedete quella riga nera lì? Vedete che viene spezzata? Perché in realtà quell'area lì è l'entrata del fabbricato più a destra, va bene? È chiaro, dai, è chiarissimo. Questa è una correzione di un errore materiale addirittura. 213 accolta. Anche qui riguarda la resede. Vediamo. Questo è l'adottato. Magari questa diamo un'occhiata. Ma la facciamo più piccolina che si confrontano tutte e due? Sì, effettivamente questa modalità è più comoda. Beh, andiamola a vedere, perché l'ampliamento è significativo. Forse un'occhiata è il caso di dargliela. Va bene? Sì. Sto cercando di capire dove siamo, perché è girata diversamente. Scusate. Faccio così, via, faccio prima a far così. Per me siamo dove... È quella cassa dove c'è tutto verde, non lo so. Aspetta, perché fatemela trovare meglio, perché non mi rivengo io. Via Barzottelli non è quella strada chiusa che finisce, se non mi sbaglio io, a Capezzano. Sì, sopra. Aspetta. Sì, sì, si chiude. Sì, sì, sì. Ah, ecco, ora ho capito dove siamo. Ho capito. È qua. Oh, ecco. Siamo... Questa è la via. Eccola. Eccolo qui. Abbiamo il Papa. Ce l'abbiamo fatta. E questo edificio qui. Ora aspettiamo che l'immagine diventi un po' più nitida. Eccolo qui. La vedete? Sì. Quindi diciamo che abbiamo fatto coincidere la resede con questa parte un po' più rada, per capirsi. Sì, mi sa di sì. Insomma, anche qui allora, cioè... Vogliamo andarci con l'omino? Vogliamo vedere meglio? No, perché qui è tanto, la resede che si dà. Sì, ieri abbiamo detto no. Andiamo a vedere meglio lo stato dei luoghi con l'omino, dai. E qui è una situazione un po' simile a quella di Via Roma, no? Vi ricordate? Appunto. No, poi si è detto, no, poi si è detto di sì, non fino in fondo. Ci va sicuramente l'omino, perché era stata chiusa. L'omino non ci va.
Lo rimettiamo a cecchio. E qui, ragazzi, un punto fisico preciso dove prende una linea, io lo vedo, quindi l'ufficio, mi pare di aver capito, ha preso, diciamo, a riferimento quella specie di radura un pochino più... È difficile qui, è difficile. È difficile. Mi sembra che l'unico elemento fisico sia la radura, io ne vedo altri. Non so se Alberto, Jacopo, quelli più quella bravi... Lì... Micio, Simone, si può raddrizzare un pochino, vedi lassù, e dargli un pochino, vedi, in quel punto gli tira l'avanti e fare così, e gli si viene incontro, insomma, un po', ma non è tutto l'allargamento che vuole lui. No, allora, fra l'altro, di sopra, vedete, di sopra ce l'ha un margine significativo, è di sotto, casomai, che ce l'ha un po' meno, quindi forse uno potrebbe dargli di sotto, lo, diciamo, uno spazio analogo a quello che ha sopra. Non so se mi rimettete l'immagine aerea, per favore. Vedi, Jacopo, è un... Però forse, potremmo restare un pochino più stretti e restituire a questo fabbricato nella parte più inferiore, quella che guarda più verso la Salzanese, un margine di spazio uguale a quello che ha già sopra. Voglio dire, se vuol fare un intervento di ampliamento, a quel punto lo può fare, mi spiego. E magari dargli anche qualcosa. Io lascerei la riga sopra come è ora e allargherei quella che hai detto te. Sì, e forse Riccardo si può anche leggermente allargare quella a destra, per dargli un pochino più di margine sulla destra, ma leggermente, No, non così tanto come qui nella proposta, un pochino meno. Che dite? E sul dietro? Cioè, la cosa che si sta dicendo, Antonella, è... Sì, sì, per capire. In basso gli diamo uno spazio analogo a quello che ha già in alto, va bene? Poi la riga si può anche raddrizzare in alto, non è un problema, come avete detto. Certo. No? Secondo me ha fatto bene l'ufficio, vi ho mandato una foto sulla chat della commissione per aiutarvi a capire che di fatto è impossibile fare più di quello che è stato perimetrato. No, di più di sicuro. No, di più è impossibile, perché siamo tutti d'accordo, semmai un pochino meno. No, ma non di quello proposto, di quello che in cartografia è adottato. Guardate quello che c'è di dietro, c'è anche una collina. No, ma ecco, infatti la questione è questa: le curve di livello ci dicono che in realtà quella di sede lì è una scarpatella, su un po' gerpiane. Ecco, questo non si capisce. No, mi leva ogni dubbio. Io... Guardate la foto dello Iacomini, ci leva ogni dubbio, ma andatela a vedere. Ma vi leva ogni dubbio che è giusto l'adottato, quindi... Che non accoglio con l'osservazione. Sì, che è giusto l'adottato. Che è giusto l'adottato. Che è giusto l'adottato o che è giusto Alberto, modificato? Alberto, dimmi, non è, sì. È giusto l'adottato. Alberto, scusa, dimmi, no, soltanto, soltanto una domanda, commissario. Una domanda la faccio io. Rispetto alla foto che ci hai mandato, no? La parte più a sud è quella più verde, cioè la parte più a sud è quella più a destra nella foto. Quindi quella più verde. Sì, sì. Ma è sgranata. Nella foto che ci ha mandato Alberto, la parte più a sud, quella più stretta, è quella dove c'è anche però più verde, dove il verde arriva più vicino alla casa. Ma sì. Scusate, qui ci sono sia sul retro che su un fianco c'è una scarpatella. E lì secondo me non ce la faccio nulla. L'unico lato è questo a destra della casa, alla nostra destra. Sì, Riccardo, stavo cercando di capire quello. Cioè, sì, ma la foto che ci ha mandato Alberto, quella a destra, è qua. Sì, nella foto che ci ha mandato Alberto, la parte a destra è quella che nella planimetria è più giù, per capirsi. Sì. Giusto? Sì. E quindi giù che vorrebbe dire più basso, più basso, più basso. Ah.
perché il fabbricato è messo così. Sì, ok, mi torna. No, e allora io starei all'adottato, onestamente. Sì, ma tra l'altro poi c'è anche nella CTR un limite di rescinzione, sembrerebbe di capire. Ma insomma, comunque sono d'accordo anche sull'adottato. Quindi... Ma no, la che vogliamo fare? La volete riesaminare questa? Con... No, io no, non ho dubbi. No, ma l'ufficio ha fatto una proposta diversa, eh. Ah, io sì, hai ragione, scusa. Io la metto in quelle, la metterò in quell'elenco che ho anticipato, che stiamo preparando. No, ma okay. Qui la commissione è tutta d'accordo, eh? Ok, ma quelle che... Vabbè, ma allora, quindi se volete rivedere la cambiamo direttamente e via. No, però se tu ritieni di cambiarla, cioè nella verità, cioè valutatelo, ecco, cioè non è che noi possiamo costringere l'ufficio a cambiare istruttoria. Però forse questi approfondimenti fotografici che abbiamo fatto, forse, ecco, possono consentire un'istruttoria più attenta, più approfondita, però valutalo te, Manuele, cioè non è che... Va bene, allora comunque ci segniamo che per noi va bene l'adottato, segnatevelo commissario in ogni caso, ok? Poi, osservazione 214. Allora, questa è un'osservazione sia normativa sia cartografica. Per quello che riguarda la parte cartografica, che poi è quella accolta, semplicemente qui si modifica da P4 a P2, per ragione di quell'errore che più cittadini hanno segnalato. Va bene? Non è che ci sia molto da aggiungere, la stavo leggendo. La parte, vedete, è il punto numero uno, la parte che ci interessa qui in fase cartografica, e appunto il cittadino ci dice che va inserita in P2 e non in P4. È l'errore, insomma, che ci portiamo dietro e che conoscete. Va bene? Poi, osservazione 217, l'istruttore di non accoglimento, perché si chiede la modifica della cartografia del PO, ma noi non la possiamo modificare. Non ha importanza che il fabbricato non sia individuato. Va bene? C'è poco da dire qui. Non ha riflessi il fatto che il fabbricato non sia disegnato. Ok? Poi, osservazione 219. Qui è parzialmente accolta. Si chiede di inserire un'area nella zona B2 in quanto prossima al fabbricato IVI inserito, quindi il tema della pertinenza. Andiamo a vedere, c'è un parziale accoglimento, quindi vuol dire che in parte è stata accolta. Allora, l'area, ecco, l'Antonella ora ci mette a confronto le... C'è la Michela, ha dei problemi, ha scritto che non ci sente. Ah sì? È uscita e rientrata prima. Ma la scrittura nella chat? L'ho visto ora. Michela, ci senti in questo momento? Aspetta, vediamo. Lei che non ci sente e chiede se noi la sentiamo. Quindi qualcuno la contatti. Ma mi sentite voi? Perché io vi sento a tratti. Forse avevo problemi di linea io. Ora ti si vede anche muoverti, sicché ti va bene. Ok, allora vedete qui il confronto fra le due planimetrie, dove si aggiunge un pezzettino nell'area B2. Il cittadino chiedeva di più, Antonella, possiamo vedere perché chiedeva il cittadino? Perché è parzialmente accolta, quindi penso chiedesse di più. Si toglie. Cioè, lo togli dal celeste e lo metti nel B, quindi aumenti l'area B. Ah, vabbè, il cittadino chiedeva tutto, ho capito. Invece noi abbiamo tolto semplicemente, vedete, quel,
quello scalino lì, riportando, diciamo, a una geometria più logica l'individuazione, diciamo, dell'area B, con un buon margine di resede, insomma, davanti al fabbricato. Va bene? Direi che qui non ci sono dubbi. 220, giusto? No, 219 commissari? No, 220. 220, esatto. Allora, l'istruttore di non accoglimento è una una richiesta di inserire ma è a livello cartografico che ci hanno chiesto, non riesco a capire. Non si era già vista questa? Da uno questa qui non si era già vista? Sì, perché anche l'avevate vista per la normativa, normativa, ma chiede anche una modifica cartografica. Chiede di classificare l'area in zona A1B invece che A1A. Ok, sì. Quindi adesso la vedete per questa richiesta. Ok, andiamo a vedere magari allora. Vabbè, ma questo, vabbè, questo è, io ho capito che fabbricato è. Se volete andiamo a vedere. È uno svincolo alberghiero, un ex albergo. Sì, ma insomma la qualità del particolare. Andiamo a vedere con l'omino, Antonella, facciamo vedere il fabbricato alla commissione. Anto, dimmi, non lo vedete? No, strano. Allora lo vediamo qualcosa molto dall'alto. Ci si può andare? No. Allora aspetta, devo richiudere. Non prende evidentemente qualcosa. Aspettate un secondo, che mi disconnetto un secondo io, perché io lo vedo bene. Aspettate, eh. Perché mi sono disconnessa con l'altro computer, ecco perché non riuscite a vedere. Aspettatemi, devo riconnettermi. Porca la miseria. Aspettate, Abbiate pazienza, non so cosa sia successo. Alberto, ci puoi assistere te con la tua abilità informatica? Sì, perché un attimino mi ha buttato fuori nell'altro computer e dovete avere un attimo di pazienza, mi devo ricollegare. La 219? 220. 220. È il fabbricato quello sull'angolo fra il Viale Colombo e la stradina che va verso mare. No, non ri...
Che vista volete? E si fa vedere proprio il fabbricato, perché qui è un problema di classificazione. Va bene. Lo vedete ora? È questo? Ok. Ora torno di qua. È l'ex Hotel Berna. Vabbè, è questo qui, no? Sì, sì, è tutto questo edificio qui, con lì dietro. È chiaro che questo è intoccabile, va bene? Siamo tutti d'accordo, possiamo andare avanti, direi, no? Poi, intoccabile nel senso che c'è la massima classificazione dal punto di vista della tutela, eh? Poi, osservazione 229, qui si tratta di un... di un'area che viene, di cui viene chiesto l'inserimento in zona B, essendo la risiede in un fabbricato, secondo l'osservante. L'istruttore di parziale accoglimento, quindi vuol dire che una parte dell'area gli è stata data. Vediamo. È tutta un'area dove c'è una bifamiliare, qui sopra. Allora, questo è quello che era nel PO. E questa è quella che è stata inserita in zona B2. Cioè, dove c'era la vendetta era stata messa in zona... E5, sì. E allora l'osservante ci aveva fatto rilevare... Era un errore. Ci aveva fatto rilevare che c'era se volete vi faccio vedere l'osservazione, ci ha fatto tutta la documentazione. Ascolta Antonella, no, per me non serve, l'unica cosa ti chiedo, la grandezza, no, della risiede intorno, sì, al fabbricato, corrisponde, sì, a che cosa? A catastale? A una recinzione? Non lo so, ora si guarda, se volete si guarda, non me lo ricordo, se volete si guarda anche su Google Map. Io credo, no, commissari, che l'unica cosa da vedere sia quella. Allora, dovremmo essere, allora, siamo vicino, quindici. Ecco. È questa qui. L'edificio è questo qui che vedete. Questa è la piscina. E questo è l'altro pezzo del terreno dove c'è il giardino. Sarebbe, ora riapro questo, e è questa zona qua. Quell'omino ci si va? Sembra tanto, però. Guardiamo bene, sì. Quell'omino ci si va? Aspetta, ci provo, No, anche perché in mezzo c'è una strada. No, non ci vado.
È circondato da strade. Infatti, infatti. No, no, non ci vado, guarda, non ci vado proprio. Andi, una volta non c'era anche una previsione di collegare quella via alla via di là, via di mezzo a Vado? Sì, allora. L'idea c'era che fra l'altro dall'altra parte ci sono due parcheggi da... La previsione c'è sempre, La previsione c'è sempre, questo arancione, La vedete? Queste c'è sempre, dall'adozione c'è sempre, la viabilità di progetto. Però scusa, chiedo una cosa all'ufficio. Sì. Ora, dove c'è la piscina, capisco, no? Se c'è la piscina della casa. Ma la parte invece sul retro che non c'è nulla, perché dovrebbe essere pertinenziale che c'è una strada che gli passa intorno? Cioè, vorrei capire questo aspetto io. Cioè, tutta quella parte lì, perché dovrebbe essere pertinenziale? La strada potrebbe essere anche una sua viabilità, Non è detto che sia bianca per l'altro. Sì, per amor di Dio, è vero. Lassù c'ha un edificio, Simone, guarda un po'. Ma questo. Quello lì. Il collegamento che dice te, Antonella, non era quello che dicevo io, Io ho detto... proseguiva, non è quella, io proseguiva e andava, si attaccava di là in via di mezzo, vabbè, insomma, io non ce la vedo tutta pertinenza questa cosa qui, perché qui ci puoi proseguire, girare intorno alla casa e ti ricolleghi nella via che ti porta in via di mezzo a Vado. Io sono d'accordo con Riccardo, nel senso che mi sembrerebbe che in assenza, diciamo così, di riferimenti chiari, no? Circa l'area pertinenziale, io inserirei dentro le aree dove effettivamente delle funzioni pertinenziali ci sono, quindi la piscina va bene, mi sembra corretto inserirla nella pertinenza, e io questi due fabbricatini non lo so se sono pertinenze dell'abitazione, mi va bene inserirli, ma questo rettangolo... Ma non lo sono, perché la via cattolica arriva laggiù. Io non lo so che questi fabbricatini qui che natura hanno rispetto alla casa. Fate vedere un attimo l'osservazione, non vorrei che ci avesse legato qualcosa. Aspettate un secondo. Guardiamo l'osservazione. Poi comunque è tutto suo. Allora. È sua, ma l'ha fatto nell'agricolo, va bene. Vedi, loro ci evidenziano tutta questa zona qui di loro proprietà, eccola qui, vedete? Capito, ma noi possiamo anche una parte sì, una parte no. Certamente, infatti io stavo per dire che dove c'è la piscina... c'è la piscina, mi sembra chiaro che va inserita dentro l'abitazione. Quegli altri due fabbricatini io non ho capito cosa sono, se c'entrano qualcosa con la casa o no, e di sicuro invece questo rettangolo verde, quello che idealmente sarebbe di ricongiungimento, no? La via Ravenna e la via Cattolica, quello io francamente... Simone, quelle costruzioni piccoline mi dice Roberto che sono, sai, quei manufatti a corredo dei giardini, delle aree agricole che vengono dati, che venivano dati. Quelle casette da... Sì. Ma a corredo dell'area agricola... Come? A corredo dell'area agricola, non di un giardino. No, è una domanda. Sì, dovrebbe essere dell'area agricola, sì. Ora io quello posso verificarlo. Se hanno catastali diversi. Bisogna vedere sull'RU come è classificata quell'area sul regolamento. Catastalmente? Fatta vedere il primo. Ma catastalmente non ci saranno, Simone. Non lo so, no, ma le aree, non i fabbricatini. Sono diversi. Sono 1, 2, 3, 4, 4 catastali diversi. Allora, onestamente a me sembra che gli vada data l'area dove c'è la piscina. L'area sul retro, io ho dei dubbi. Sono d'accordo.
Allora te taglieresti, scusatemi, per sapere, siccome la piscina è in questo mappale 33-51, glielo diamo tutto, però, cioè il mappale dove è la piscina glielo diamo tutto ovviamente, ma allora il mappale farebbe, invece il mappale dietro secondo me non gli va dato. 4.014 no, 4.014 no. Sono d'accordo, no. Sono d'accordo. Sono d'accordo anch'io, sono d'accordo, però ecco che l'altro di sopra non sia un edificio. Che sia, se è un manufattino così, ma è chiaro che va bene. Basta che non sia un edificio. Ma no, non è un edificio. Ma l'hai visto che è una baracca? Sarà 2 metri per 2. No, ora dall'alto, Riccardo, non è che l'avevo, che si distingue bene. Comunque, va bene. Fidatevi, no? Eh? No, ma va bene, è chiaro, dai. O se lo volete vedere con se lo volete vedere con l'omino, basta entrare da via Ravenna. Ma mi sembra chiaro comunque, eh? Ormai già che ci siamo. No, vabbè, se lo volete. No, ci siamo, Antonella, vai, facci con l'omino, vai, così ci togliamo ogni. Lì, piazza. No, non andare troppo lontana. Aspetta, parlo più al largo io. Allora. No, qui non si vede niente. Si è andata troppo lontana. Troppo lontana? Eh sì! No, lì è tutto agricolo, dai. Aspettate, forse sono andata troppo oltre. Vai più avanti. Devo mettere qua, dai, qui. Esatto. Brava lì, perfetto. Girati verso il lato giusto. Girati a sinistra. Questo è questo. Aspettate. No. Sinistra. No. A sinistra, Antonella, no a destra. Sono sinistra. Un po' dislessica io quando devo muovere il mouse. Lì. Via, è agricola, dai. È agricolo, dai. Si sta facendo la cosa giusta. Va bene, allora facciamo come prima, Manola? Cioè? Come quell'altra modifica, bisogna valutare? Sì, la notiamo. E allora che si fa? Ce lo fate risapere voi? No, che chi risapere? No, dai. No, come risapere? Ah, la modificate? Ah, ecco, va bene. Cioè, l'ufficio poi, Michela, valuta se modificare la sua istruttoria, ma il parere della commissione è chiaro. Io credo che l'ufficio in questi casi la modificherà, perché qui è chiaro che c'è, cioè, quando la commissione offre all'ufficio un di più di approfondimento istruttorio, io credo 99 su 100 l'ufficio modificherà, no? Se invece l'ufficio resta in disaccordo, mantiene la sua istruttoria, però l'opinione della commissione è chiara, no? Va bene? No, ma io avevo la confusione di dire si vota contrario o favorevole a seconda dell'ufficio. Questo ce lo deve dire l'ufficio, infatti. Quello ti volevo dire, capito? Io rimango. Ce lo devono fare sapere. Ma... Certo. Ce lo fa sapere quello che farà, ok? E voglio una. Osservazione 231, giusto? Aspettate, sì. Sono rimasta indietro. Chiaro, conferma che la 231 è quella che dobbiamo guardare. Sì. Okay. Sì. Allora, qui di accoglimento sostanzialmente si chiede di modificare la classificazione di un edificio da A1A a A1B. Andiamo a vedere. Va visto l'edificio qui. No, ma io lo voglio vedere questo. Ho visto l'edificio, qui la cartografia conta poco, nel senso che va visto l'edificio. Vi ricordo che A1B è sempre un edificio storico, ma diciamo ad una scala di valore inferiore all'A1A. Ok?
Eccolo qua. Qual è? Questo qui che vedete. Con le persiane verdi? Tutto questo qui, sì. Quello d'angolo, quello lì, Riccardo. Ma questo, e questo sarebbe storico. Secondo me l'avevamo già visto, tra l'altro, ma forse per un aspetto normativo. Devo, sì, assentarmi, esatto, un minuto, giusto proprio 60 secondi. La mia opinione è che va bene l'istruttore dell'ufficio, nel senso, questo non è uguale alla 1A che abbiamo visto prima. Va bene. Quel che c'era prima era da 1A. No, guarda, Jacopo, no. Allora era lì accanto. Sì, accanto ci sono sempre dei villini, ma quello lì è sempre, era la vecchia Croce di Malta, ma era già un edificio, era un granché bello. Dove hai visto una cartolina forse degli anni 30? Ma quello può darsi, ma dopo è stato trasformato, aveva già subito delle trasformazioni pesanti. È stato demolito e ricostruito. In questa... Purtroppo... L'intervento, questo, come vedete, non è che ha in questa forma migliorato il luogo. Cioè, era un albergo, più o meno era così, non è che avesse, da quello che mi ricordo, sì, almeno per quello che conosco io, degli apparati decorativi, no, o delle caratteristiche architettoniche peculiari. Ma di che anni era il fabbricato? Capito? Dopo guerra, dice Roberto. Ecco, no, io no, ho visto la situazione ancora precedente. Ma sta zitto, sei vecchio. Ma che vecchio, vedessi bellino che era. Ora se la ritrovo. Allora, questo andava bene, osservazione. Intanto apro l'osservazione, eh. È la 244, ok? Sì. Intanto mi posiziono e mi apro tutte le mie cosine, eh? Così almeno ce l'ho già pronto. Scusatemi, eccomi. Siamo andati avanti? No, no, vai pure, 244, vai pure. Allora, 244 è accolta, si chiede che una parte di un terreno sia inserita come area di pertinenza di un fabbricato al 3. Un attimo solo, Simone, un attimo solo, Simone. Sì. Ci sono. Allora, l'osservazione 244 è la richiesta di inserire per una profondità di 15 metri un'area che è in F1 come pertinenza di un fabbricato a 3. Andiamo a vedere ed è accolta l'istruttoria. Andiamola a vedere anche dopo su Google. Ecco il pezzettino lì. Qual è? Questo pezzettino qui davanti al fabbricato, guarda Riccardo. Ah, io non lo vedo. Ah. Quello lì che ti sta facendo vedere con la freccia. Mi sembra che vada bene, vedete c'è anche fisicamente una divisione col campo che c'è più avanti, mi sembra possa andare bene, insomma non ci vedo nulla di... No, ma io dicevo, allora, in notte va benissimo tutto, però qui lui ce l'ha davanti lo sfogo. Guardiamo con l'omino, guardiamo meglio con l'omino. Cioè, questa è una casa che ce n'ha già tanta di reserve, secondo me.
No, di domando, poi vedete anche voi. Vediamo lo stato dei luoghi, dai. Sai, la risede non è mai un fatto matematico, no? Cioè, va un po' visto... Sì, appunto. Ok. Ma non ho capito qual è la proposta. La proposta è di dargli un po' più di risede sul retro. Ma, e Riccardo ma dice, ma ce l'ha davanti. Ma c'è enorme la risede che c'ha. Certo che è enorme, sì. Ma ho capito bene. Io dicevo, andiamo a vedere il re... Ci si fa vedere il re Antonella, no? Ma per me non ha senso, perché questa qui c'è già una resede enorme. Cioè, allora... Cioè... Ah, Riccardo, ma si sta ragionando, non è che... Ho capito, Simone, ho capito. No, sai cosa, Riccardo? Torna un po' sulla planimetria. Scusate, tornate sulla planimetria un attimo. Vedi che ora è proprio tagliato lì a ridosso di questo fabbricatino qui? A cosa corrisponde questo fabbricato qui, Antonella? Si può vedere su Google Art un attimo? Questo fabbricato secondario, a cosa corrisponde nella realtà, diciamo, fisica dei luoghi? È per capire, sto ragionando. Antonella la vedo un fermo immagine... Sorridente e bloccata. Sì. Ditemi. A parte che ti vediamo bloccata con un sorriso, sono bloccata, che aspetta, non mi levo perché sono scena. Però dicevo, non c'è più. No, andava bene. No, ditemi. Ci fai vedere con Google Art dall'alto questo fabbricatino, vedi, secondario, che passa proprio sul confine della resede, a cosa corrisponde? Sì. Ma anche dall'alto, eh? Oh. Sì, aspetta, eccolo qui. Questo. Ecco, io l'unica cosa che dico, vedete che è come se io avessi la sensazione che, vedete che ci sia uno spazio dietro questo fabbricatino, magari... Ma 2 metri glielo puoi dare, 2 metri? Esatto, stavo per dire questo, diamogli 2 metri in più, ecco, sì. Va bene? Aspettate che me lo segno allora, aspettate un attimino perché... Beh, distringere la parte sul retro del fabbricato... Non mettendogliela a ridosso del fabbricatino come era nell'adozione, lasciandogli un pochino di spazio, ma insomma quello che si vede anche nell'immagine, va bene? Siete d'accordo? Sì, ma è una cosa, Simone, ma quella sotto è analoga? Ah no, ok, noi si sta guardando il 2, vero? Sì, ok. Il 2, volevo... sì. No, che volevi dire? Non ho capito, Jacopo. Volevo dire che fra l'adottato e la proposta di modifica, vedi il B2 sotto, anche quella sembra analoga. Ma perché è oggetto di un'altra osservazione? Dopo ci si arriva, dopo ci si arriva anche a quello. Ok. Allora, quindi diventa parzialmente, se l'ufficio modifica l'istruttoria, diventa parzialmente accolta, va bene? Poi... Una domanda, mi hanno scritto, ma non siamo online aperti al pubblico oggi? Perché non riescono a vederci, a trovarci. Mi ha scritto un collega. Domani lo trova sul sito, domani lo trova. Allora riniziamo tutta la seduta, si riparte. No, ovviamente no, ci mancherebbe. La domani è sul sito, e domani è sul sito. Era una però scusate, apro questa parentesi, perché non siamo in diretta? Io, il CED, o ci dice qualcosa il CED, o se no non so rispondere. Non è un dramma, nel senso che poi diventa pubblica e i cittadini la guardano anche in un secondo momento, però cioè, saperlo perché non siamo in diretta, sì. C'è un motivo anche tecnico. Perché magari c'era gente che oggi la voleva vedere, magari. No, no, ma poi, insomma, è bene saperlo, anche perché almeno informiamo le persone, no? Se c'è un problema sulla diretta, che ci può anche essere, non è nulla, ripeto, di grave, tanto viene registrata e viene messa in un secondo momento sul sito, però insomma, sapere perché nessuno... Manola? No, scusa. A metterlo il giorno successivo. Esatto, cazzo. Allora, scusate, nel frattempo ho chiamato l'Antonella perché non mi ricordavo, perché abbiamo avuto una comunicazione dal CED
Ora però bisognerebbe che la ritrovassi, che avevano delle difficoltà col personale a come dire, impegnare una persona per tutte queste sedute, quindi in pratica, siccome i cittadini comunque non possono partecipare alla discussione, ma possono solamente ascoltare. Quindi in pratica viene fornita la versione registrata il giorno successivo. Va bene, però allora questa cosa va comunicata, nel senso che se noi stabiliamo un calendario, ai cittadini bisogna dirgli che il giorno dopo, no, è visibile sul sito, perché se no, come giustamente veniva detto, chi ci vuole seguire non sa quando seguirci, no? Cioè magari... Vabbè. Poi... nei limiti in cui i problemi, come dire, il CED invece non ne abbia, è auspicabile, no, anche avere, come si è fatta all'inizio, la contemporaneità, nel senso, poi non è essenziale, perché effettivamente non cambia niente dal punto di vista pratico. Sì, anche perché poi il CED perlomeno aveva rilevato che alle volte non partecipava nessuno o una o due persone, sì, cioè non è che ci fosse una partecipazione numerosa, ecco. Però ecco, magari Jacopo, tanto abbiamo fatto un calendario delle sedute, facciamo un comunicato dove diciamo le sedute, no, si tengono in questi giorni, i cittadini sanno che al più tardi il giorno successivo trovano online la seduta, va bene? Sì, anche perché io credo che sia sia stata una comunicazione forse preventiva del CED, perché io avevo notizie di persone che seguivano e, insomma, non è mai stato fatto presente, quindi può anche essere che sia stato delle ultime sedute, penso. Sì, sì, è recente. No, non mi ricordo la data, dovrei recuperare la mail. Ma insomma recuperare anche, avvertite anche i collegi e gli ordini, perché io che sono iscritto alla mailing list del collegio dei geometri, via mi arriva l'ordine del giorno con le sedute che io so, e magari chi vuol guardare di altri colleghi e non la trova, certo, capito? Certo. Va bene. Grazie Alberto di averci fatto presente questa cosa, perché non l'avevamo presente. Allora, mi sono perso. A che osservazione siamo arrivati? Sì, 245. Ok. Qui c'è un parziale accoglimento che però, la stavo guardando prima, non riguarda la modifica cartografica, perché questa la dovremmo già aver vista in sede di classificazione e abbiamo, insomma, valutato come classificare l'edificio. Correggetemi se sbaglio, ufficio. Okay. Mentre la parte cartografica richiedeva l'estensione in zona E2, ma è superata, come si diceva per un'altra osservazione che abbiamo visto prima, dal fatto che abbiamo classificato l'edificio, ok? So se è chiaro, qui c'era una richiesta di classificazione dell'edificio che, se capisco bene, è stata accolta con la classificazione rudere, e quindi questo poi supera l'aspetto della richiesta di estensione della zona E2. Va bene? È così. Sì, è analoga a una di prima. Esatto. Poi, osservazione 246, è la stessa? Domando? No, forse no. No, sì, non è la stessa. Sembra la solita. No, ma è un'altra cosa. No, non è la solita, perché questo... è un'altra per forza, sì, anche secondo me è un'altra per forza. Ma e la cartografia? È la richiesta dell'estensione E2, ecco, e questa è la richiesta che loro dicevano, cioè di portare allora un'area di ce ne sono due, con la differenza che una era stata presentata dal tecnico incaricato e conteneva forse anche una richiesta. Anche sì, una richiesta ulteriore, mentre quest'altra era più parziale, mi pare di capire come richiesta. No, grazie. Ma qui parla di un fabbricato demolito e ricostruito, però. Guardiamo, scusate, per non fare confusione, guardiamo le osservazioni.
sia la 245, vediamo così la localizzazione, Antonella, e che è la 246. Sì, ma la 245 l'abbiamo vista prima e l'Antonella ci ha fatto vedere quel fabbricato lì, quindi va capito se c'è un altro fabbricato o no, se no... Sì. Questa è l'osservazione numero... 245. E l'abbiamo vista. Ora siamo alla 246. È lo stesso... Quindi chiedeva la riclassificazione e l'estensione... no, è la riclassificazione di quella porzione con il tratto tratteggiato in E2. E questa è la 245, l'abbiamo vista, la classificazione dell'edificio supera ogni altra questione, a parte evidente che qui l'E2 non ci poteva essere. Ma voglio dire, scusa, il router è quello verde. Ah, non ci ho mai fatto caso. È quello verde. Sì, okay. Diciamo che non, però non mi torna, perché allora dovrebbe essere non accolta. Anche appunto. La 245, non parzialmente accolta. No, è parzialmente accolta perché hai introdotto il router, Manola. No. Sì, lo dice Manola della risposta. Sì. Scusate. Sì. Invece la 246... Ora la leggiamo, aspettate. No, ma al di là di leggerla, qual è l'edificio? La 246 invece parla solamente parla di questo, capito? Ah, allora la 245 parla anche del rudere e parla dell'area, mentre la 246 parla di quell'edificio lì. E chiede, noi gli lasciamo com'è e gli diamo anche no alla riclassificazione, no al cambio di zona. Quindi questa in realtà è un cambio di classificazione, ma non l'avevamo visto, quindi per errore, diciamo, in precedenza. Allora bisogna andare a vedere com'è sto fabbricato, dai. Se è storico o no. Se no non possiamo esprimerci. Ecco, ma l'avevamo già visto questo. Sì, infatti gli abbiamo lasciato il 2. Ci troviamo qui un'altra volta. Dai, avanti. Perché chiedeva anche il 2, la zona è 2, ma invece fa parte dei parchi. Sì, va bene. Ok. Vai. 247. Allora, osservazione 247 non accolta perché la richiesta comporta impegni di suolo inedificato esterni al perimetro del territorio urbanizzato, in contrasto col PS e con la legge regionale. Quindi che chiedevano loro una scheda norma sostanzialmente? No. Era che chiedevano? Cambio di destinazione di questo pezzo qui. Ah vabbè, chiedevano una scheda norma senza chiamarla scheda norma, via. È finita qui perché chiedevano un cambio di destinazione che non gli avrebbe consentito di edificare in ogni caso. Appunto. È chiaro? Quindi formalmente loro hanno chiesto un cambio di classificazione, in realtà chiedevano l'edificabilità. Edificabilità residenziale nel territorio rurale non è possibile. E poi Simone, lì c'è un vincolo idrogeologico molto importante. Ok. Ma già è vero, siamo le Semiglia. Il permetto di Barbossa però rispetto alla funzione che era stata immaginata, che mi sembra pertinente, nel senso che è vero, la Gianella Michela, c'è un condizionamento fisico notevole. Però, cioè, diciamo, questa è ai sensi della legge regionale edificabilità, loro specificano che non c'è volume, insomma, è una declinazione intelligente, secondo me, della possibilità di utilizzo di quest'area. Se ne è a lungo parlato, Michela, lo sai bene, non dell'osservazione, intendo dire, ma di quello che sia possibile e compatibile in questa zona. Sì, ma loro che volevano l'edificabilità di questo pezzo. Scusate, però io devo correggermi perché l'ho illustrata male. Scusate. No, l'edificabilità, no, l'edificabilità, Michele. No, allora, loro non chiedono un intervento abitativo. Loro dicono siamo già proprietari di appartamenti per vacanze e chiedevano la possibilità di un cambio d'uso, diciamo, in chiave turistico-ricettiva, in funzione anche dell'attività appunto che viene già svolta. Con la possibilità di realizzare dei volumi accessori
diciamo, per attrezzare quell'area. Una sosta dei camper, vedo che chiede. Sì. Quindi in realtà, diciamo, non è che è vietata dalla legge, in assoluto. È che avrebbe richiesto, diciamo, una copianificazione addirittura di livello strutturale, probabilmente, forse. E poi, vabbè, se c'è un aspetto chiaramente di carattere idrogeologico, questo è un motivo in più di difficoltà. Quindi, diciamo... No, ma ascolta, Simone, qui nell'istruttoria, no? Nella sintesi dell'istruttoria, leggo che c'è la questione dell'impegno al territorio. Cioè, il tema mi sembra quello, tant'è vero che alla fine, nella sintesi, dice sì, comunque è pertinente con gli obiettivi. Sì, l'impegno, il problema sì, è l'impegno del territorio rurale al di fuori di una copianificazione, direi, strutturale. Poi, al netto di quei problemi che dice la Michela, di carattere geologico, che chiaramente se ci sono, Michela, rendono insuperabile, no? il problema, insomma, ci mancherebbe. Va bene, qui c'è poco da fare, ecco. È stato segnalato che ci può essere un interesse futuro, ma lo Stato non è accoglibile. Sì, più che altro, ecco, ci sarebbe, ma questo lo vedranno loro, da capire qual è il confine, insomma, no? Dell'edificabilità per il tipo di funzione che intendono realizzare. Perché effettivamente, cioè, se ti dicessero ci voglio costruire una palazzina, è evidente che lì lo capisci. Sì. Ma poi Jacopo, il torrente... No, lì non ci costruisci niente, benché sia sulle ruote o che sia semovivibile, non ci costruisci niente lì, appunto. E lì sei adesso... Anzi, anche un'altra cosa, la schifezza di queste leggi qui, che un edificio che già era lì dentro, in una zona dove c'è una cassa di espansione, a rischio idrogeologico alto, come dicono, cioè, l'edificio che era lì si può recuperare, si può ampliare. Voi capite che lì c'è una cassa vacanze con piscina e tutto a ridosso di una cassa di espansione. Allora dico, ma lo vedete la cretinaggine, diciamo? Anche quello lì che era dentro, ci ha potuto fare una pensione, va bene? Dove i turisti ci vanno? In una zona di pericolo. E non ci si può fare niente, ma allora se c'era del vecchio, quello allora si ristruttura, ci si manda anche la gente in vacanza in una zona di pericolo. Cioè, capite la cretinaggine di queste leggi? Sì, ora va visto quando è stato fatto, Michele, eh? Da quant'è no, è stato fatto dopo che già c'erano tutti i vincoli, però no, siccome c'era l'esistente lo potevano fare. Però siamo fuori dalla cassa di espansione, perché siamo sotto. No, davvero, ci sono dei terreni più sotto che sono sempre a vincolo idrogeologico, c'è tutto il vincolo anche lì, Solo che l'hanno potuto fare perché c'era uno stabile esistente, e quella è una grande cretinaggine, perché quella lì è tutta zona vincolata, fino anche più sotto. Cioè, la Michela sta dicendo, qui c'è un rischio idraulico, se capisco bene. Ma il rischio idraulico, sì, questo è chiaro. Cioè. E quindi dice, come dice l'insediamento umano, insomma. Però lei stessa dice che c'era un fabbricato esistente, quindi andrebbe capito, cioè, se quel fabbricato la destinazione d'uso ce l'aveva già, è chiaro che se la porta dietro, insomma, no? Certo, quello sì, però se tu ci pensi bene, è una grande scemata. Allora, osservazione 253. Si chiede la riclassificazione di un edificio indicato come G1, quindi impianti tecnici. In realtà si tratta di una casa, accolta. E vabbè, qui ci sarà un errore, immagino io. Vediamo. Sì, vediamo, certamente. È stato elevato la G1 e lasciato l'edificio in recente. Ma siamo sicuri che sia un edificio? Cioè, l'osservato ci ha dato le foto? Allora. Tutto qua, basta le foto, non è che... Sì, aspettate, che chiudo un attimino. Eccola qui, la casa con piscina.
Vabbè, un impianto tecnico. Possiamo andare avanti. Vabbè, hanno scambiato la piscina per la vasca raccolta acque del pompiere. Ci sta. Ci sta, ci sta. Allora, 254, l'istruttore di accoglimento, praticamente si chiede di ampliare la perimetrazione della zona RBA, cioè di un nucleo rurale, per ricomprendervi una porzione, diciamo, considerata pertinenziale di alcuni fabbricati, mi pare di capire. Andiamo a vedere l'istruttore di accoglimento, quindi si fa prima di andarla a vedere. Allora, vedete, nell'adozione il perimetro, diciamo, il confine fra nucleo rurale e territorio aperto è proprio a ridosso del fabbricato, vedete? Mentre nella proposta dell'ufficio gli si dà quello spazio di resede. Magari se si può andare sul posto vediamo, no? L'ampiezza, diciamo, della resede. Allora, ci troviamo agli antichi. Sembra una bella resede. Sono tutte osservazioni sulle resede, queste qui, in definitiva, come vedete. Guarda, ho già la proposta io. Cioè, è molto simile a quella di Via Roma. Appunto. Attestiamoci sulla profondità fisica dell'ultima opera di urbanizzazione che si vede, cioè quel vialetto lì. Quale? Cioè, dove c'è la pertinenza? Sì. Secondo me sì. Io ora non lo vedo. O il vialetto o la pertinenza un pochino più su, che cambia poco. Ma che questa, dite, questa qui dici? Sì. Che dite, commissari? Oppure il vialetto sotto? Ma noi come si è data, scusate? L'altra volta si è dato il vialetto. Sì, l'altra volta si è dato il vialetto. Sì, sì. Potrebbe andare bene anche il vialetto. Forse un pochino meno, può darsi l'ufficio. Aspetta, guardavo un attimo se vedevo. Secondo come me eravamo dati a noi. Il vialetto è un po' meno. Qual è? Io non vedo neanche il vialetto. Questo sì, è il vialetto. Che l'Antonella. Ah, alla fine del vialetto, dove c'è questo bianco? Sì. Yes. Come si è fatto per Via Roma, ve lo ricordate? Si è fatto così per Via Roma. Ma quasi quasi mi sa che ci siamo, vedo il disegno. No, non ci siamo. Oh, e sì. Guarda la proporzione della casa con la proporzione del bianco. Guarda quella sotto dove c'ha la manina l'Antonella. Oh, e corrisponde al bianco. È questa, è quella... è quella qui, E corrisponde lì, E allora? Allora, vedete questo scalino qui in alto che c'ho la manina sopra io? Lo vedete? È questo qui che poi scende giù e noi gli abbiamo rifatto questa linea qua che finisce paro paro qui, è questo edificio. È l'edificio che sembra più piccolo di quello che è nella realtà, probabilmente. Va bene, dai, la profondità giocata, va bene, dai. È questo. Allora si lascia com'è? Sì, sì, sì. Se la profondità è quella, sì, mi pare siamo tutti d'accordo. È quella lì, Io sono d'accordo. Okay. Mi sembra una io anche. Va bene anche per gli altri? Sì. Okay. Sì. Allora, 255. Qui si chiede di portare la perimetrazione della zona RA fino ad una recinzione esistente ed è accolta. Vabbè, è chiaro che se c'è una recinzione. Aspetta, che questa è proprio... Ma questa è quasi impercettibile. Hai capito,
Ah, vabbè, eccola, ma... qui, eccola qui, guarda, ah, la faccio vabbè, vedere. Ma siamo al microscopio qui, eh? Eccola, sì. Qui, guardate la differenza, aguzzate la vista. Ma sembra le parole usate, ti trova le differenze, qui siamo a trovare le differenze, sì. È qui, proprio piccino, proprio questo angolino bene, qui. Dai, qui non c'è. Ci mancherebbe altro. Ok? Poi, ah, no, va. 256. Qui si chiede di ampliare la perimetrazione della zona B2. Allora, sì, è questa qui. Allora, 250... Sei parzialmente accolta nell'istruttoria. Ora ve la faccio vedere. Si allora, chiede non sostanzialmente di inglobare nella perimetrazione B2 una parte di area pertinenziale, se capisco bene. Sì, aspettate, voi non ce l'avete la modifica, perché ce l'ho io qui, ve la faccio vedere, va bene? Sì. Ora ve la trovo, eh? Sì, sì. Allora, 256. Eccola qui. Allora, è tutta questa qui, vedete? L'osservazione è questa qui. Allora, nell'adottato era tutta H1. Ora vi faccio vedere com'era. Aspettate, aspettate un attimo, perché qui ci sono due osservazioni. Una l'avevamo già vista, che era qui, qui dietro. Allora, perché l'altra volta io mi sono sbagliata, allora vi torno indietro di un passo. Qui ci sono due osservazioni, una è la 256 che stiamo guardando oggi e un'altra è la 150, che andava a modificare, e abbiamo modificato sia la 150, accogliendo la 150 che era qua dietro, che la 256 che è sul davanti. Allora, l'adottato è così, ora vi faccio vedere. Ecco, lo vedete, allora l'adottato è tutto lungo così, l'H1. Accogliendo per cui l'osservazione 150. Che però abbiamo già visto, quindi andiamo a quella di oggi. E la 256 arriviamo ad avere questa perimetrazione. Ora la riaccendo e abbiamo questa. Allora, ora stiamo guardando la 256. Sì, sì. Andiamo a vedere lo stato dei luoghi per capire perché. Sì, sì, io non ho capito nulla. L'H1 lì resta o no? Resta questo qui piccolo. Dentro sì, questo qui dentro piccolo sì. Ma allora che chiede? Non ho capito questa osservazione, quale chiede? La chiede casa la... di... Allora, la casa dell'osservante della 256... E questa vabbè. Qui sul e questa qua sul davanti, questa qui. Questa. Che chiede appunto l'allargamento di questo pezzettino in B2. Vedi? Che prima era in H1 tutto. Vedi? Ora guardiamo lo stato dei luoghi. Facciamo prima. Capite, ma non c'è già abbastanza distanza. Guardiamola, vai. Sì, guardiamolo dall'alto, che ora non aspetta, dove siamo? Allora, sono un po' cotta, scusate. Abbadia, ok. Ok, qui. Badia. Allora, dove siamo qui? Ecco, ora ci siamo. Dovrebbe essere questa. Questa è tutta l'area H1. La 150 gli avevamo dato, era fino a qui, va bene? Questa era l'osservazione 150 che gli abbiamo dato la resede, che c'era la piscina. Okay, non so se l'abbiamo vista l'altra volta. Esatto.
quella di ora è questa casa qua, che chiedeva un piccolo, un pezzettino di questa, non tutto, perché evidentemente non è tutto suo, ma un pezzettino qui sul davanti di H, di B2. E siamo, aspettate che vi riapro. E Colomino ci si va? Aspetta, vediamo un po'. Posso arrivare qua, aspetta. Ah, Isciano. Dove sarò? Fresco. Aspetta, No, bisogna ritornarci qui perché non capisco dove sono, Mi metto qui che c'è il parcheggio di riferimento. Allora, questo è il parcheggio di riferimento, per cui faccio così. E dovrei essere, cioè non si vede perché è qua dietro. Vabbè, se non si vede, guardiamo dietro queste case qua. Vabbè, torniamo un po' alla foto aerea. Sì. Aiuto, è questa qua. E chiedevo un pezzettino qui. No, io l'unica cosa vedo una specie di righina un po' più chiara, sarà tipo vialetto. Questa sembrerebbe, sì, vedi, un segno. Più di tanto non so dirti. La riga l'avete tirata lì, Antonella? Aspetta che te lo guardo, non me lo ricordo, aspetta un attimo. Scusate un attimo, ma non è, non facevi della strada sterrata prima? Che ho fatto vedere la strada sopra la sbagliata. Quando tu esci dal parcheggio giri subito, vai dritta. Aspetta che ci sono, aspetta, ci ritorno, non me lo ricordo, aspetta, ci ritorno. Io sono qua, va bene, devo andare non sulla strada sterrata, aspetta, allora ho sbagliato io, ecco, ho sbagliato io, scusate, è questa qua allora la casa. Questa è la strada sterrata che non va bene. Va bene? Giusto? Graziano, non ti sento, la spetta. Dicevo, ho capito, perché prima te infilavi in quella stradina lì, mentre sì, qua ho sbagliato. Okay, sbagliato. Va benissimo. È questa strada qua. Eccola, ci siamo. Ecco. Allora, questo è il campone che loro chiedono. Vediamo se ci possono andare, se ci posso andare. No, mi butta fuori. No, mi ha buttato fuori. Qua, qui. Lo vedi forse da sotto? Forse lo vedi da sotto. Qui, è questo qui il campo, lo vedete? E lui chiedeva evidentemente qui, sarebbe qui. Ora, lo riguardiamo un attimino qua, Lo riguardiamo come l'abbiamo modificato. Eccolo qui. Abbiamo levato questa striscina, come chiedeva lui, del resto. Aspetta, ve lo aumento. Gli abbiamo dato questa striscina qua. Però fate voi. Non è che gli si è dato una striscina, gli è dato uno striscione. Insomma, Riccardo, se pensi che eri d'accordo a dare tutta l'osservazione di via Roma, quello era uno striscione. Ma io sono d'accordo nel darlo. No, questo è uno striscione. Io si dà di più, non bisogna fare. Ascolta, Antonella, quella riga lì viola, io lo darei alla riga viola lì. Ecco, era la riga viola, era lo stato di fatto che ci ha fatto vedere prima. Scusami, Michele, questa riga c'è blu? Questi, sì, quella lì. Questi qui sono i catastali. Ma dicevo, e lì, se gli si dà lì, non c'ha già abbastanza spazio, che dici? Per trovare una via di mezzo. Aspetta che guardiamo un attimino l'osservazione, aspetta, guardiamo i catastali che chiedeva, perché, allora, chiedeva il 27, aspettate un attimo. Ma la Michela ha fatto una richiesta precisa. In questo momento dove passa il confine? Allora, a questo momento, se io levo la modifica che è questa qui, riportiamo il tutto all'adozione e è così.
andiamo a vedere l'osservazione. Ma non si vede anche. Eh? Sì, sì, sì. Beh, guardiamo l'osservazione. Andiamo a vedere cosa chiede l'osservazione. Ecco, vedi, questo è quello. L'osservazione chiede un po' di più, non gli si è dato un pochino meno, eh? Infatti si dà parzialmente accolta. Poi chiedeva tutta questa zona qui, molto di più. E guardiamo la motivazione dell'osservazione. Ah, sì. Sì, vabbè, dice che ha poco spazio, dai, su quel lato lì. Insomma, un po' più di spazio gli si può anche dare, eh? Si è dato meno. Io anch'io non completamente. Quanto gli abbiamo, nella proposta dell'ufficio, che profondità gli abbiamo dato, Antonella? Allora, in più, dato... Non totale, aspetta. In più. Allora, aspetta, che ora lo riaccendo. Ah, era lì, quindi gli abbiamo dato un pezzettino, mi pare. Questo. Lui chiedeva di più, eh? Lui chiedeva no, di ma più. Non gli dà, scusa Antonella, torna all'adottato. Sì. Eri già oltre la riga viola, non gliel'hai dato tutto. No, no, ma siccome lui in osservazione chiede, è sulla 906. Ma era per dire alla commissione che noi non gli stiamo dando il rettangolo sopra la riga viola, perché una striscia c'era già. Gli stiamo dando un altro pezzettino, dai. Torna all'approvato, alla proposta. Sì. Gli stiamo dando tre quarti, diciamo, di quel rettangolo lì giallo che sta fra l'H1 e la riga viola, dai. Per me va bene. Io anch'io, francamente, qui siamo veramente a livello... Non ci vedo nulla di... Cioè, se uno gli vuol dare qualcosa a meno, ma insomma non... Va bene, va bene. Allora, scusatemi, ma io devo abbandonare per forza. Anch'io devo abbandonare, sono impegnato. Okay. Quindi ci riaggiorniamo. Ci vediamo mercoledì. Ci vediamo già. Quindi... Mercoledì. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Ciao.